Non si può dire cazzo. No, oggi io mi incazzo duro, mi incazzo. No, no, come no, mi incazzo tantissimo. No, per il potere degli unicorni. No, no, mi incazzo duro. Merda, non ho le cuffie. Ciao, allora io volevo riuscire a non fare mai più le intro perché le trovo un sacco imbarazzanti. Però sono stato scoperto. Mi abbiamo quasi fottuto! Autodenunciato. Vero, vorrei dire. Fregato, dai. E quindi io faccio. Adesso lo mettete lo schermo. Adesso, adesso mettete il counter nell'altro schermo. Non mentre faccio la intro per sapere quando parte. Però sì, comunque fregato, le intro le falliamo tutte. Sì. Cioè, assurdo. Ma io non ci ho neanche provato. Io non mi ricordo di un intro decente ultimamente. No, mai. No, fate due. Le tue. Le tue le fate bene, ma anche Nick gli ho fatto, le ho visto fare delle forse una ritrasi. Volta. Sì, sì. Grazie. Possiamo maestro. Un attimo interrompere tutti quanti quello che stiamo facendo perché mi girano tanti coglioni. Premessa, io oggi sono molto felice. No. Tu sei molto. Allora, chi ci segue su l'Instagram saprà bene che ho fatto un mazzo tanto a tonno su Tekken, sulla PlayStation 5. Gioco di lotta, combattimento, picchiaduro. Esatto, tutto questo succedeva venerdì, c'è stato un weekend nel mezzo. Oggi tonno all'ora di pranzo e mi ha detto: vieni a sfidarmi a Tekken. E magicamente sapeva tre cazzo di combo di merda con cui mi ha aperto il culo. Posso essere così volgare? Certo, sì, ok. Perché si è fatto un weekend di tutto studio. All'insegna del Tekken, ok? Perché è un però ratto è legale, di fogna. È la cosa giusta, vuol dire che sei impegnato più di te e te non la prendi seriamente. Sì, ma solo ma, no, ma però ma sì, no, ma scusa, però aspetta, ha detto rumore di lunghi cioè, ma lui gliel'ha detto, ma non è, non è qui il punto, non è per questo che io mi sono arrabbiato. Perché ti sei anzi arrabbiato? Tutt'altro, perché tuttavia, nonostante il suo allenamento, te le ho buscate lo stesso. Me le hai buscate più tu, lo ammetto, ma te le ho buscate anch'io. Nick abbassa un po' lo sguardo perché forse ha visto allora, un po'. Nick ti ha battuto. Non c'è stato, come dire, come è stato venerdì, per me nei tuoi confronti, un 20 vittorie di fila. Tuttavia tu mi hai detto, adesso in live io ti dico una cosa che ti farà ancora più incazzare. La sospetto, cioè io penso che tu abbia ciulato l'account di Nelson e abbia giocato a Tekken. Perché cosa mi ha detto, lui mi ha detto: ho solo visto dei video su YouTube. Secondo me lui ha ciullato l'account, l'ha comprato e ci ha giocato pure. Prego. L'avrà comprato. Dopo la mia sconfitta la scorsa settimana sono arrivato a casa e ho detto: io passerò un intero giorno su Tekken e davanti ai video di Tekken. Quindi ho incominciato naturalmente comprando il gioco e That's ho assurdo, giocato un'intera folle. Giornata dalle 8 costa 9 fino euro, alle 8 di dimmi che è così davvero. Quanto hai giocato? Sì, dalle 8 di mattina più o meno alle 8 di ma sera. Che cosa allora, dici? Ma dai, domenica quando sono venuto a casa tua stavi giocando a Tekken? Sì, stavo giocando a casa sua. Sei andato a casa sua? Ho fatto un non allora non ha fatto salire in zona pratica. Io qui dichiaro che tu nei miei confronti hai una seria malattia di competizione. Beh, però lui non può perdere di base. Tu hai esagerato, tonno, comunque. Però la mia, è una competizione. No, la mia è una competizione sana, volta anche al gioco. Mia. No, tu sei logorato. Sei tu sei logorato. Cioè, tu, quando ti ho fatto il culones l'altro giorno, ce l'hai avuto veramente nei miei confronti. Ma eri veramente arrabbiato, sì, nei miei confronti. Però ho lavorato su me stesso per cercare di incanalare questa rabbia in abilità. Guarda, lo scrivono anche dalla chat. Pischelletto, tra l'altro, salutiamo. Grande scrive: Pische. È stato un investimento su se stesso. Però scusa, tonno. Ma mi sta chiamando mia cugina, scusate. Non succede mai. Potrebbe essere successo qualcosa. Cazzo, tonno, è un po' scorretto, secondo me, perché quello che tu hai fatto crea una serie di eventi a catena. Perché tu adesso ti sei allenato tutto il giorno. Quindi ora lui, se vuole battere, 23 gradi e mezzo. No, Frank, io sto male. Io ho tutto il giorno con. Sembra di averlo caldo. Fa freddo. Vietato. Allora aggiustatelo voi il condizionatore. Allora, ma seriamente, è o no tutto il giorno che dico con mal di gola? Sì, no, è vero, però è meglio fresco che ma prima. Ma fa proprio freddo. Allora, io vorrei l'altro giorno e nel fact. Però adesso non è che ogni volta che parli devi lanciare il nel fact. Esatto. Allora, ricordiamo che nel fact. Però io vorrei mettere una regola. Io vorrei mettere una regola. Cioè, secondo me il Nels Fact, visto che distrugge il ritmo della live, va messo ma alla no, fine. Allora lo racconterò alla fine. No, poi adesso. Lo faccio senza Nels Fact, racconto e basta. Bravo, ormai, sì, racconta che così almeno possiamo interagire con la musica. Secondo me è Nels Fact. Ma io sono triste. No, l'altro giorno, porca puttana, sono stato a letto. Mi sono svegliato nella notte che faceva un freddo porco perché era venuto freddo a Bologna. Ma dormivi qua in studio? No, ero a casa. Avevo il lenzuolino e ho avuto freddo. Ho avuto proprio un gran freddo anch'io, ma era piacevole. Ho passato tutta la notte rannicchiato
con le mani tra le cosce, dicendo: è un freddo porco, morirò, ma non ho voglia di alzarmi a prendere una coperta. Guarda, stati un pigiama. Avevo la pipì, morirò, freddo e uno stimolo di cacca. In casa sua, cioè, pensa se era disperso in un campo in Siberia. Io purtroppo ho questa cosa che se mi accorgo delle cose di notte, sto lì a dire: no, non ce la faccio alzare. No, sulla pipì sono d'accordo. Io riesco a stare almeno due ore senza farlo. Ma soffrendo poi. Mi hai illuminato su una roba che io non conoscevo, che tu mi hai introdotto al durello da pipì, che io non conoscevo minimamente. Ma sono argomenti privati, tonno. Ma scusa, ma il durello da pipì è chiaro, scusa, la mattina. Ma non solo la mattina, ma l'alza bandiera. Ma succede da bambino. Ogni tanto capita, sai, la pipì la mattina. No, io allora il tuo corpo ti sta dicendo devi andare a pisciare. Se hai la pipì la tieni per un po' di tempo. A me succede da quando ero bambino, non più adesso. A me capita ogni tanto. Comunque ringraziamo tutti i ragazzi che ci seguono in questo momento, perché siamo in live. No, e volevo ringraziare chi regala abbonamenti, chi si sta abbonando. Andre Perez che fa regali. Chi si è followato senza abbonamento, anche importante anche quello. Però non facciamo più i trenini di abbonamenti. No, non è vero. Nel pre-live eravamo a livello 4, secondo me siamo anche arrivati al 5. È che non lo sai perché non guardi. No, davvero, ho fatto anche una storia. Siamo arrivati a livello 5. Eravamo a 4. Qual è il massimo del livello? 5. Ah, allora. Ma cosa c'è? Siamo a livello 4. No, ma ho scoperto che tu lo puoi ingastrire sempre di più. Cioè ingastrire, renderlo sempre più difficile. Tipo puoi mettere che servono 100 abbonamenti a livello. Ma io non ho mai capito che cazzo serve per sbloccare roba. No, io Frank ho proprio freddo. Ma cosa c'entro io? Ma non capisco. Non ho una sono due mesi che lottiamo per il condizionatore. Una volta che funziona, vorrei spiegare. Sto tremando. Arrivo, Il nostro condizionatore è on off. Non è che c'è temperatura, cioè non si può scegliere niente. No, on o off. Ma che cazzo è? Siamo nel 2021. Bene, quello del condizionatore è del 2000. Ok. È on e off. Quello che possiamo fare è accendere e spegnere i fan coil. Chissà se vuoi. Google cercavano come abbassare la temperatura nel 2000. Non credo, penso che è un miracolo. Sto tiltando. Era un se vuoi puoi spegnerti alcuni cose. Interessante. Perfetto. Bravo. Abbiamo le felpe. È vero, scusa. Che ma non infatti, sono in vendita. Io adesso non voglio mettermi a podcaster, aspetta. Cosa voglio? Non lo so. Cappello da podcaster. A me quello che piacerebbe, ma non posso farlo, è avere una casa con un'efficienza energetica tale da avere sempre un 22-23 gradi. Beh, 23 gradi. E io mi vesto sempre consonamente con... Figo, bello. Cioè, figo. Ah no, hai solo un completo a quel punto. E senza finestre. Beh, senza. Quella non è una casa efficiente. Quello basta che vai in una mansarda e non ce l'hai le finestre, te lo assicuro. No, però ok, però ok, però condizionata con 23 gradi. Sì, ma cioè col ricircolo dell'aria, non che mi respiro la merda. No, io mi respiro la merda. Ma che brutta è una casa senza finestre. No, è fighe, è il mio sogno. Ma cosa servono le finestre? Non servono veramente a nulla. Ma va per la luce. Guarda che io sono quasi senza finestre da un bel po', Io sono in una mansarda. Vabbè, anche tu, è vero. Che carini. Sto da dire da quando le finestre. No. Beh, avete l'abbaino. A me tantissimo, sì. A me tantissimo. Cioè, più che altro le ho le finestre, però puntano tutte verso il cielo, non vedo niente e quindi non mi sembra averle. Sei in un mondo parallelo. Attenti perché ho un mio amico, gli si è allagato la stanza due volte. Ma te mai entra l'acqua dalle cerne? Anche a me una volta. Sono un tipo che può venire. Una volta ho passato due ore col mocio perché mi si era allagata tutta la camera. Perché avevi lasciato la finestra aperta, perché sei mi ricorda un po' il castello di Mago Merlino in Re Artù, che gli pioveva. No? Ah, è vero. Ma possiamo tornare un attimo al durello da pipì? Perché sono interessato a questa cosa qui. Sì. Cioè, voi sostenete che. No, sosteniamo adesso. Lui sostiene. Lui sostiene. Tu sostieni. Facciamo un sondaggio. Esatto. Facciamo un sondaggio. Tra i maschietti. Cioè, capita. Sì. Dice quando hai la pipì, la trattieni per un po' di tempo. Che viene un durello da pipì. Ma perché tipo il liquidator che si riempie la canna. Scusami, cioè non sto capendo. Proprio, c'è non anche proprio il detto. C'è anche il detto che la mattina si fa la pipì seduti. Perché c'è cioè l'alzabandiera. L'hai sentito questo detto? Ma no, sì, ma io l'alzabandiera la mattina non lo riconduco alla pipì, sì, ma che cos'è? A un eccitamento da sogno erotico. No, tutte le notti. Ma non è. Ma ripeto, nel mio caso non è che mi sveglio sempre che ho il durello. Anzi, sono più le mattine che mi sveglio senza. Abbiamo una risposta dalla chat. Iri Santo dice: ed è per questo che casa di Cesi sa di pisello. Ma in che senso? Come fanno a saperlo? Ma mi sa che lo dicevi tu da qualche parte. Sa di pisello. Che era quando avevi le patate germogliate. Ah no, l'ha detto tonno, perché c'erano le patate germogliate. Che sapeva di pene. Sì, vabbè. Comunque non salutiamo ancora... Francina che ci segue dal salutiamola. Cesso. Scusate. Perfetto. Non abbiamo ancora introdotto l'argomento di oggi. No. Ma io ho fatto un ponte, ma mi avete ignorato. Non l'ho sentito. Sì, tu non c'eri. Chissà se nel 2000 cercavano come abbassare il condizionatore. Era very clever. Non ci sarei mai arrivato. Zero. Perché oggi, signori, analizziamo le tendenze degli anni. Ma c'è la rubrica. Prima c'è la rubrica. Scusa.
Oggi è lento con i cosi, Pingu. Vabbè, gli lanci. Sì, l'ho visto che me l'hai chiamata a casa. Esatto. No, bravo, Pingu. Cazzati. Cantasci, stralala. Allora, ciao Ricky. Ciao. Ciao. Allora, il film di oggi. Questo ciao. Il film di oggi. Non ti si sente più di che devo tenere premuto il dito, quello però. Ah, ok. È il Cammino per Santiago, che tutti avete visto. Bello, sì. Strabello. Ok, ne parliamo un attimo. Ok, okay. Thomas è uno oftalmologo. Vabbè, studente. Che si reca. Cos'è un oftalmologo? Ci clicco, aspetta, aspetta, ci clicco. Perché sei su Wikipedia, la cosa interattiva. È un oculista, un oculista. Ah, ok. E perché viene chiamato così? Non lo so. Oftalmiche, vero. Che si reca in Francia in seguito alla morte del figlio Daniel, deceduto sui Pirenei durante una tormenta mentre stava percorrendo il Cammino di Santiago. L'idea iniziale di Tom è quella di riportare semplicemente in patria le ceneri del figlio, ma poi, con dolorosissimo travaglio interiore, decide di portare con sé in una scatola metallica il figlio, ovviamente. le ceneri e intraprendere a sua volta il suo cammino, okay, verso Santiago. Durante il viaggio a piedi per 800 km attraverso i Pirenei incontra molte persone, tra cui Jost da Amsterdam, Sara dal Canada e Jack dall'Irlanda. Vabbè, il resto è storia, insomma. Sì. Il resto è storia. Intanto volevo così una domanda d'entrata. Vi è piaciuto questo film? A bruciapelo? No. Perché no? No, è così netto. È un po' scontato, è un po' un, come si chiama, Into the Wild, che non ce l'ha fatta. No, secondo me non è minimamente paragonabile a Into the Wild, però non sono riuscito a capire tutta questa drammaticità del protagonista, cioè del film in generale. Ne avevo parlato con Newman Safari, che l'ha fatto, okay, il Cammino di Santiago, e cioè la cosa strana che viene fuori dal film rispetto a quando fai veramente il cammino, che l'hanno fatto, vabbè, un po' di gente che conosco, è che tu esci cresciuto dal cammino come il protagonista, però è un momento di gioia, perché la gente è in festa, tipo, durante il cammino, fa fatica ma è in festa, mentre lì è vissuto tutto. Vabbè, in modo depressissimo. Vabbè, dipende anche perché lo fai il cammino, magari. No, certo, però sì, in effetti qua c'è tutta la cosa delle ceneri del figlio, ok. Una roba più solitaria. Non abbiamo detto che cos'è questa rubrica qui, per chi magari. Ah, è vero. Esatto. Ah, certo. Allora, facciamo un piccolo riassuntino. Praticamente adesso stiamo parlando di questo film e uno o più persone tra di noi non l'hanno mai visto, quindi il gioco è scoprire chi non l'ha visto. Potete giocare da casa, ma giochiamo anche noi, perché comunque, noi non sappiamo chi non l'ha visto. Io oggi sono un po' spanato, pensavo che avessimo lanciato il patto del giorno, stavo aspettando il patto del giorno che non arrivava. Quindi non questo che cos'era? Ah, no, anch'io all'inizio, ma io quello attimo, ma sono spanato anch'io, sì, oggi, beh. Di brutto. Ma perché? Non lo so. È l'aria condizionata. L'aria condizionata. Secondo me sto da Dio con la felpa, eh. Da Dio. Secondo me quest'uomo si impicca. Io lo dico, cioè, ok. Non mi avete tolto tutte le corde dallo studio, vabbè. No, è un altro argomento questo. Nick, non ti è piaciuto questo film? No. Perché non ti è piaciuto, hai detto? Perché il Cammino di Santiago è una roba che è un po' un cliché. E tutto. Se lo porti in un film devi farlo in un certo modo. Però qui non è un canonico Cammino di Santiago in questo film qui. Però non lo so, non lo so, non mi ha convinto. Che cosa non ti ha convinto? Non mi ricordo bene perché l'ho visto un po' di tempo fa. Ti ricordi mai niente? Però, niente. Vabbè, aspetta. Abbiamo scoperto che lui davvero non si ricorda niente. No, esatto. Anche io non mi ricordo. Beh, anche io mi ricordo poco in generale le cose. Per giustificarlo, però è secondo me uno di quei film che scordi. Non, cioè, mi ha lasciato una di quelle niente. Cose che ti lascia, chissà. Ha vinto cosa, degli Oscar. Dici, oh mio Dio. No. Secondo me no. Ma infatti anche io non mi ricordo praticamente nulla. Into the Wild me lo ricordo molto di più perché secondo me è diventato molto più. Però questo non c'entra nulla con Into the Wild. Cioè, Into the Wild non c'entra nulla. Ok, però quelle sensi di libertà. Di cosa. Sì, però qui segue un percorso che si riscoperta. Non è, cioè, Into the Wild è un riluto di tutto, una fuga appesa da tutto. No, sì, scusami, io intendevo più l'aspetto del viaggio. Vado, faccio un viaggio, cerco di riscoprirmi, cerco di fare queste cose qua. A me fa ridere che ha citato la gente che incontra nel viaggio e io penso di non ricordarmene uno. Cioè, praticamente ti giuro, anch'io. Ero lì che stavo dicendo, ok, va bene. Però una cosa mi ricorda di questo film è che mi ha messo voglia di fare il Cammino di Santiago. Cioè, io che di solito dico, a me il Cammino di Santiago non mi ispira, cioè, prima dicevo, non mi ispira per un cavolo, perché a me la Spagna in generale come paesaggistica non mi piace granché. Dopo questo film, dove comunque le atmosfere sono un pochino più cupe rispetto al solito sole. Ma non ti è sembrato, infatti, non ti è sembrato un po' finto?
sì e no. Cioè, io me lo immaginavo minimamente così. È tipo se penso a Balini che l'ha fatto, che vedevo un po' le storie. Cioè, sembra proprio tutt'altro mood. E dipende probabilmente da quanto fai, eccetera. È probabilmente per quello che mi viene da dire, lo farei. Ma soprattutto, secondo te, perché Frank non sta dicendo un'opinione? Non lo so. Volevo dire che a me piacerebbe andare a Medjugorje. Non vuole tradirsi. No, ma dicevo del film. O a Fatima. Noi siamo stati a Medjugorje. Veramente, com'è? Facciamoci una puntata. Silenzioso, ma sì, ne parleremo. Silenzioso. Silenzioso. Che voi avete visto anche robe. Robe tipo miracoli. Miracoli. Veramente. Cioè, no. Cioè, siamo andati dove ci sono stati i miracoli, ma non abbiamo. Abbiamo anche assistito alle. Come si chiama? Alle vocazioni. Sì, abbiamo fatto tutto. Perché evocazioni. Cosa vuol dire? Vocazioni. No. Perché la roba strana di Medjugorje, vogliamo parlarne Drago adesso? Bianco, no, Drago Bianco, non ne parliamo adesso. Diciamo, va bene. No, non ne parliamo adesso, ne parliamo poi. Con Paolo Brosi. Sì. No, anche perché mi sono fatto. Mi sono fatto proprio un'idea precisa e molto pessimistica di Medjugorje. Perfetto, ok. Ci rispetto sta. A quello che professa. Beh, è vero, sì, lì si spacca un po' l'opinione su Medjugorje. Ma torniamo sul film. Ok, scusami. Forse possiamo già votare? Io, cioè, nel senso, avrei voluto un attimo approfondire. Io ne ho due. Io ho dei dubbi. Io ne ho due. Però sto sperimentando nuove tattiche per questo gioco. Cioè, tipo stare in silenzio completo. Secondo me vi fotti. Io non ne ho mi due. Ricordo un cazzo, quindi secondo me vi sto fottendo. Però lo scopriamo dopo. Spero che la chat abbia già il sondaggio. Vogliamo iniziare a dare le nostre opinioni. Secondo me non l'ha visto Cesare e Nick. Per me, secondo me te Frank. E Frank. Secondo me te. Anche secondo me. Cosa dice il sondaggio? Cesare allergia. Ah, scusate, non ho detto tonno. Allora, 36% per me, per Cesare che non l'ha visto. Poi segue Frank. Cosa sta succedendo alla luce? Vedo un cazzo. Mi sta sparfacciando. Quindi Cesare al 35%, dice la chat, subito dopo segue Frank. Le altre cifre non le calcoliamo. Quanto per cento a me che non vedo? Tu segui me al 23%, 23%. Io primo al 35%. Ci sta. Abbastanza spaccata come situazione. Sì, abbastanza spaccata. Sì. Cos'è che vi ha fatto dubitare di me, scusa? Cosa ho detto? Non hai detto un cazzo. Non hai detto un cazzo. No, ma noi avete detto visto, qualcosa, ma voi avete detto qualcosa. Ah, tu chi dici? Beh, io dico Frank. Nick ha detto un so. Tu chi dici? Io dico Frank e Tonno. Frank tutti lo diciamo, mi sa. Tu? Ma avete cambiato. Io detto, no, io ho detto Nick e Cesare. Ok. Io ho detto Tonno. Io dico te e Tonno. Io perché? Perché non hai detto niente. Ma cosa vuol dire? Ma tu non hai detto nulla. Sei stato zitto. Ma io sto sperimentando nuove tattiche. Siccome non so giocare, sto cercando di improvvisare. Io ho sto flash di quando è arrivata la lista dei film. È una roba un po' inside. Però è arrivata la lista e Frank ha detto: ma deve scegliere film che abbiamo dove visto. Dove sono i film? No, io prima ho chiesto: ma cos'è sta roba? E dopo perché manco capiva che era un film. Dopo perché un po' esatto, mi hanno spiegato che erano i film. Beh, andiamo a vedere. Andiamo a scoprirlo. No, non è mica, non l'ha visto nessuno. Nessuno. Pazzesco. Ma Frank è scomparso. Non l'ha visto nessuno. Ho vinto. Ma che fighissimo. Ho vinto. Siamo assurdi. Non l'ha visto nessuno. Apritemi la chat. Apritemi la chat. Non abbiamo detto un cazzo. No, non abbiamo detto un cazzo. Tonno, dai. Che cazzo. Sì. Ma la cosa dell'ambientazione. Guarda, qualcuno ha capito, eh. Oh, c'è la grafica sopra. Ops. No, è vero. Sven Stray che dice: state tutti tergiversando. Effettivamente nessuno ha però detto niente. Però obiettivamente adesso io non so. Io voglio vederlo per capire se calato in quelle poche cose che abbiamo detto poteva starci come ragionamento. Ma anche io voglio rivederlo. Ma chi è che ha detto che finisce triste? Tu? No, no, io ti lascia triste. Ognuno ha usato una tattica diversa. Merda, lui ha divagato un po' facendo molte domande agli altri. Sì, è vero. Tu hai parlato dei colori perché hai visto la copertina, che era cupa. Ma hai detto che non si ricordava i personaggi. Io ho detto di Human Safari. Ma hai detto che parlato con Human Safari. Ma perché hai detto che lì finivano tristi? No, l'ha detto il mood era triste. Ma forse perché? Ah, io non stavo ascoltando. Io mi sono attaccato a treno a te e quindi te sicuramente hai sospettato di me per questa cosa. Sì, ma le tante domande anche. E poi perché tu hai detto la roba dei personaggi, che è proprio un giustificare il fatto che se qualcuno ti avesse chiesto ma chi è l'attore che fa quella cosa non l'avresti saputo. Sì, l'ho fatto esattamente per quello. L'ho fatto esattamente per quello. Come dire, l'ho visto in maniera sbadata. Vediamo cosa indegno succede. Bello. Fregati tutti. Figo. Non pensavo. Siamo delle merde. Effettivamente era molto spaccato il pubblico. Quindi ci sta. Avevamo capito. Bello, bello. Guarda, io lo voglio fare più spesso sta rubrica. No, mi metto un po' dance. Ma te è d'ansia, ma vivo malissimo. Ma non è roba che voi devi andare dal parroco a confessarti perché però è pesante, bugia, cioè, capito? Però è pesante. Noi ci stiamo un botto allenando a dire bugie. Lo so. Tipo prima abbiamo provato io e Cesare a convincere per 5 minuti buoni che disegni si scrivesse con tre disegni
disegni a tonno. E tonno era lì che ce lo scrive e diceva: ma no, si scrive disegni. È che tonno è capace di disegnare. Però ero anche stanco. Però un po' avevi il dubbio. Cos'è che almeno un attimo. Mi era venuto il dubbio perché stavo impazzendo prima su disegniamo, che mi ha fatto metterla in mezzo. E quindi non pensavo ci andasse ed ero andato in palle. Quindi, dopo che voi avete incominciato a dire ci vanno tre I, ero diventato scemo. Ma possiamo parlare un attimo del durello da pipì, per favore? Perché devo fare un'ultima domanda. Vai. Un'ultima domanda. Un'ultima domanda. Voglio la conferma. Sì. Secondo te, non mi interessa scientificamente. Sì. Perché che quando tu hai il durello da pipì, sì, la pipì, l'urina, sì, sia all'interno del tuo tubo. No, secondo me non è quello. No, non è. Ci metti comunque tanto. È una questione di pressione che ti fa venire il durello. È anche perché il turgido comunque è nei corpi cavernosi, non è nella via dove esce. Secondo me è un segnale, è un segnale che ti fa svegliare e ti dice: ti stai per pisciare addosso? Beh, Vets, vai. Ah, il tuo corpo reagisce indurandoti. Oppure potrebbe essere. Allora, è una cosa un po'. Però la quindi sensazione anche tu di hai quando il durello da pipì. Sì. Okay. Guarda, aiuto per la cosa che stai per dire. La sensazione di quando stai per dire. Falsa informazione. Va. Perché? Perché? Ma era sei lento, Pingu. Oggi Pingu sei lentissimo, La sensazione di quando vai a fare la pipì che la stai trattenendo da molto è molto piacevole. Dici è forse piacevole. Perché no. Probabilmente tu nella tua sensazione di fortissima pipì provi piacere. Ma non è che perché la vescica preme contro può essere il catetere. Catetere. No, non pensavo di avere un catetere dentro la mio prostata. Ragazzi, sono un cazzo di youtuber, ok? Aspirante TikToker. Ma no, perché mi sono immaginato te con un catetere addosso. Hai ragione, Una cazzo stai dicendo. L'aria condizionata. Non capisco più niente. Io ho pensato, cazzo, pensa che piscio da un tubino e non ce l'ha mai. No, ma esatto, magari arriva a casa e si attacca al catetere quando noi non ci siamo. Per poter stare sul divano MMO. Conferma Ricky che sta con me. Non nel senso che siamo fidanzati, nel senso che vive con me. Ma secondo me, per aiutare tutti, dovremmo andare di nuovo sull'argomento principale. No, aspetta, ma ti hanno sbloccato da Tinder? No. Io non ancora. Ma non ci ho più provato, l'ho disinstallato. No, non ci ho più provato. Non c'ha più voglia. No, basta. Cioè, mi sembra una presa per il culo. Di fare sesso, non c'è più voglia. Basta. Mi sembra una presa per il culo. Cioè, uno esiste, lo bannano. Di trovare l'amore. Trovare l'amore, sì. Non ha senso. Direttamente proporzionale. Quindi, chissà se qualcuno. Cioè, quanto secondo voi ricercano su Google come trovare l'amore? Tantissimo. Pensavo al durello da pipì. Basta! Anche quello. Siamo riusciti a uscire dalla palude di piscio. Cerchiamo di andare avanti. Allora, quest'oggi facciamo una cosa molto divertente. Abbiamo quest'oggi noi combattiamo! Al mio segnale scatenate l'inferno. Prego, scusami. Quest'oggi abbiamo trovato questo sito, che in realtà è un sito di Google che si chiama Google Trends, che ti fa vedere nei vari anni quali sono state le cose divise per categorie più ricercate in assoluto nella magica barra di Google. Le fantastiche tendenze. Le tendenze di Google. Esatto, delle ricerche di Google. Cioè, cosa hanno cercato? Sì. Sì, Google serve per cercare, non è che sono altre tendenze. No, certo, sì, no, assolutamente. Però io avrei un aneddoto sulla barra di ricerca Google. Non posso dirlo. Non puoi dirlo. Sono delle parole che cioè, bannabili. Ok. Sarebbe bellissimo. Comunque, partiremo dal 2020 e andremo indietro con gli anni. Poi ci saranno diverse categorie e per quelle categorie, naturalmente, ci sarà un primo e un quinto posto. Credo. Sì, cioè noi praticamente la cosa che dovremo fare è per ogni anno supporre che cos'è stata la cosa più ricercata secondo noi. Poi andremo a scoprire. Secondo quella categoria, e avremo 2020, 2012 e 2003. E abbiamo anche degli anni le cose in mezzo con categorie magari che sono particolari. 2012 è scontatissimo. Fine del mondo! Era fine del mondo 2012. Sì, 21 dicembre 2012. È vero, può essere 21 dicembre 2012. Sì, non c'è stato qualcosa nel 2012. Secondo me non era più tanto cercato. Forse già gli anni prima, però quando si è iniziato a svilupparsi l'idea. Vabbè, andiamo a scoprirlo. Iniziamo dal 2020. Cosa significa puntini puntini? Okay. Cosa significa? Vabbè, 2020 è l'anno della pandemia. È scontatissimo. 2020 cosa significa COVID. COVID significa coronavirus. Congiunti. Congiunti. Specifichiamolo, parliamo dell'Italia. Siamo in Italia. Tendenze italiane. Allora anche cosa significa DPCM? È vero. Tutto il tempo così. DDL Zan. Cosa significa? No, nel 2020. No, 2020. Ah, no, è 21. Non ne 21 adesso. Siamo nel 21. Siamo nel 21. Buongiorno. Secondo me è cosa significa
coronavirus. Coronavirus. Parola coronavirus. Cosa ci significa sta. Coronavirus? Cosa significa? Cosa significa, cosa significa virologo? Si sa. Però è cosa significa? Ok. No, effettivamente sarebbe bello che non ci fosse un qualcosa legato alla pandemia. Ma come oggi, se avete quello, mai cercato cosa significa? Sì, no, parole in inglese. Parola e significato. Quando scrivi la parola, il significato dopo. Non cosa significa. Quando Nick diceva di congiunti, io l'ho cercato un botto. Perché mi ricordo però che però non c'erano cercavi mille... cosa significa congiunti. E in realtà è vero che no, cosa è considerato congiunti, tipo. Sono scaricato trovi sicuro un botto di roba. Allora può anche essere che io non sappia fare le ricerche su Google. Cosa dai, significa assembramento, commenti, esatto. Assembramento. Suggeriscono ai commenti. Oppure anche lockdown, lockdown sì. O Tarzanello. Quarantena? Cosa significa quarantena? Tre mesi. Cosa però significa? Nessuno aveva mai vissuto una quarantena, quindi magari uno però lo sai cosa una quarantena. Significa. Quarantena, però vedevi tutti i film horror. Sì, no, è vero, come funziona. Quindi tutti diciamo cose sulla pandemia. Secondo nessuno me sì. Robe secondo me, ma è successa qualche altra sfiga nel 2020? No. È beh, stato un anno particolare. È che tutto andava in secondo piano. Sì, è vero. E stavo pensando se c'è qualche... gli incendi in Australia prima sigla... della pandemia. Particolare, è vero l'incendio però non è un cosa non significa. Non è un cosa significa. Cosa significa incendio? Cosa significa incendio? Cosa significa canguro? Cosa significa Australia? No, secondo me sì, per me è solo pandemia. Pandemia. Solo pandemia. Solo andiamo pandemia. A scoprirlo? Andiamo a scoprirlo. Vediamo. Allora, no, la c'era. Prima cos'è parola cercata torbi? È pandemia. E vabbè, ci sta. Sì, qua ci sta. E l'abbiamo detta. Ma la seconda MES non l'avrei MES, mai detta. È meccanismo europeo di salvastati. Frank è contentissimo di questa cosa. Perché verso la fine dell'anno esatto, c'era un botto c'era di gente molto che era di crisi e si parlava molto del MES. Non l'avrei mai detto. Al terzo posto DPCM. L'abbiamo detto. Ma l'abbiamo imparato cosa vuol dire. Decreto parlamentare con minchioni. Dai porco cazzo merda. Era proprio questo e poi... Dick penis cock minchius. Un saluto a tutte le famiglie che ci ascoltano esatto. Prima della cena. Congiunti congiunti e qua ci sta. Molto senso. Urbi e torbi. Urbi non so già sentito urbi e torbi. Per città e ovunque, tipo. Non lo so. Ah, urbi e città può essere orbi. È tipo un modo per dire. Io non l'ho fatto mondo, latino. Ma dai, non l'ho fatto male. Tu hai fatto latino, Nelson? Io l'ho fatto no, male. No, ho fatto un l'ha fatto due mesi. Quattro mesi latino, avevo due. Rosa, rosa e rosa. Neanche. Quindi, urbi e torbi. Ci cercate per favore. Sono meno curioso. Però vuol dire ovunque, ovunque, ovunque. È un modo di dire, ma non lo so. Secondo me è furbi e torbi. No. Però non funzionava la F. A tantissima gente. La cosa strana è che nessuno di noi cinque l'ha mai cercato, perché se non lo sappiamo. No, esatto. È una critica agli orbi. Andiamo a vedere. A parte quello erano tutte cose sulla pandemia. Era sicuro che dominasse. Infatti secondo me è abbastanza facile questa Morgan Bugo. Leggi Nick. È una locuzione allora urbi e torbi è una locuzione latina composta da due sostantivi urbi e orbi uniti alla condizione et. Urbe significa all'urbe, per gli antichi romani indicava la città di Roma. Orbi significa all'orbe, nel senso di mondo. Roma e il mondo. Letteralmente a Roma e al mondo. Ma che cazzo è ovunque. Ma in che contesto è entrato in tendenza? Ma chissà in che contesto. Ma perché secondo magari era in un qualche DPCM. Ah, c'è scritto giù, aspetta. La locuzione urbi et orbis è utilizzata anche per indicare la lingua latina. No. Ma non è che c'è un qualche influencer che ha usato in questa qualcosa scherzoso. No, orbi, ciechi, no. Forse qualcuno l'ha detto. Esatto, quindi e la gente è andata a cercarlo. Perché viene usato per dire che una roba viene detta a cani e porci. Magari Conte durante una conferenza. Provate. Cazzo, quando è uscito Endgame? Tre anni fa. 2019, secondo me. Ah, scrive Vale che è la benedizione del Papa. Ma è vero, perché ha fatto una benedizione tipo per tutti quanti. Urbi e torbi. Che gentile. Sì. Tra l'altro sta bene, ricordiamo, siccome avevamo avuto quella defiance sulla scommessa della morte del Papa, è vivo. Sta cioè, bene, ci suggeriscono però. Un nuovo nome per il nostro format. Papia dice Wikitiak. Carino. Wikitiak, bello. Sì, dovremmo lanciare una rubrica. Wikitiak. Quando andiamo a scoprire le cose. Per imparare qualcosa. E parola random del giorno di Wikipedia. Wikitiak. Ma decidiamolo in una separata sede. Ma poi lo leggevo una volta. Però è vero. È rimasto delusissimo, Nick. Sì. Sarà triste, no, sono spanato. Sei spanato. L'area condizionata. Anch'io. Ma passiamo alla prossima categoria. Annata. La prossima annata. No, è la prossima categoria, non è la prossima categoria. Vediamo se usciamo dalla pandemia. Prego. Le parole più cercate del 2020. Ah, come parole. Singole parole. Sì. Coronavirus. Allora, smart work. Siamo sempre lì. Ah, bravo. Smart work. Congiunti.
Sì. DPCM. Sì. Covid. E che siamo sempre lì, Covid. Sì. Covid è primo, lì. Covid è primo. Donald Trump o è 2021? No, Trump. No, no, vabbè, 2020. Donald Trump non è una cosa, Trump, però non è una ma in Italia. Ma dai, in Italia boh, però cavolo, le cose statunitensi. Regioni. Tampone. Tampone, bravo. Zone. Zona rossa, magari zona rossa. Zona rossa. Codogno. Ma siamo sempre nella pandemia. Secondo me siamo sempre a metà. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Vediamo. Cosa? Allora, scusa. Allora, quinto posto, nuovo DPCM. Perché, okay, sì, ogni volta dovevi cercare il nuovo DPCM. Ma quarto posto, WeSchool. Sarà una piattaforma, immagino, una mia supposizione, per la didattica a distanza. Io sapevo che usavano Google. Poi, Classroom sarà uguale. Ma come possono essere parole più cercate? Perché no, Classroom tutti gli studenti Google d'Italia, studenti. Google Classroom si chiama Google Classroom. Ah, è vero, bravo, si chiama Google Classroom. Andavano bravo, bravo Nick, bravo. Bene, si vede che studiato. Secondo posto, lezioni USA. Lezioni, ma avrei mai detto. Ah, io l'ho fatto, ma aveva fatto un botto di volte in quei giorni. Cosa, le lezioni perché di Google? Perché a diventare Google una delle cose più del 2020. Ma se lo scrivevi in quei giorni, avevi la cosa in tempo reale di come stavano andando le lezioni. Quindi lo facevi anche lo volte al giorno. Perché quest'anno poi, cioè l'anno scorso era particolarmente sentito. Perché c'è Trump, Trump sì, è vero. Donaldo. Vediamo chi ha vinto. Biden. Coronavirus. Coronavirus sarà sicuro. Figo, non l'avrei detto. Dato, ricordiamo, continuate a mandare gli audio per dirci nel 2020 per voi cosa era tendenza. Solo ne se siete già abbonati. Se c'è qualcosa lo ascoltiamo, se no andiamo avanti. No, andiamo avanti. Ricordatevi che se vi abbonate c'è il canale, il gruppo Telegram, dove potete mandare questi vocali, certo. Se no non vi caghiamo. Certo. Scusate. Perfetto, bene, è stato però sincero. No, ci sta. Adesso, va detto. Prossimo. Come fare puntini puntini. Ah, oh, la spesa, la no, spesa. Cazzo, ho ruttato quando mi hanno inquadrato. Fanculo, favorito. Bravissimo, come fare la spesa? Come è vero, perché è cambiato il metodo come di fare la spesa, la spesa online. Il lievito. Come fare. Merda, c'erano dei pazzi che facevano il lievito. Come fare, folli come a fare, fare il, pane. Il pane più la pizza. La pizza. Però secondo me lì cerchi ricetta pizza. Come fare il lievito? Però come fare io però la cercherei pizza come fare il pane. Io come fare il pane. Mi ricordo tutta la farina che non c'era più. Mio fratello ricetta pane. Mio fratello l'ha cercato come fare il pane, infatti faceva sempre il pane. Ma perché tutti hanno fatto del gran pane? Non perché avevano paura di morire, avevano una casa. Perché c'è stato le cose che fai, finiva il pane. Un comeback alle origini. Sì. Io mi ricordo proprio che entrai nel supermercato e c'era tutto il reparto farina completamente saccheggiato. Era un po' anche il voglio ma non posso, quindi voglio ancora di più. Da bambini. Non ho il lievito. Non ho il pane, lo voglio. Lo faccio, cazzo, il pane, cazzo. Però era anche una roba proprio da pecorone. Secondo me tu vedevi così tanta gente che prendeva la farina che non ti mettevi neanche il problema e prendevi la farina anche te. Hanno ragione dalla chat. Ah, la mascherina. Come fare una mascherina. Ma no. Può essere. All'inizio non c'erano, Può non riuscivi essere a prenderle. Vero, potrebbe però essere. Per farsela in non casa. Non l'ho mai cercata. Beh, guarda che strati di tessuto in mezzo carta. Tutti conosciamo qualcuno che le ha fatte. Mia zia ha fatto una quantità industriale. Come fare? Quelle di tua sorella erano fighissime poi. Come fare un formicaio? No, non credo. Non solo noi quelli. Non credo. Secondo me come fare la pizza. Come fare per me il pane. Per me il pane vince sulla pizza. Per me la pizza vince sul pane. Come vabbè fare il vaccino. Come fare no, ma nel 2020 ne parlava no, ancora scherzo, ne parlava è una ancora battuta ragazzi. No vabbè poteva mai. Non so. Come andiamo fare a vedere il tampone. Il tampone come fare il tampone. Ah è vero, come fare il tampone. Ma è diventata una live. È 2020 monotematico. Andiamo a vedere. È molto. Come fare a mucchina. C'è la pizza. C'è il pane. Partiamo dalla quinta. Ah no beh, perché siamo dalla quinta posizione. Quarta la pizza. Terza no, il lievito di birra. Più piano. Vabbè ma sì, cazzo sai che io cioè, avrei detto per una quinta posizione, che me lo sono ricordato adesso, che andava tantissimo secondo me era di tendenza, il limoncello. Un botto di gente. Ma no, ci vogliono tre mesi per far. Sì è un lavoraccio. Però è buono. Non farà ma ragione tutti. Allora sia pizza che lievito. Sì. Andiamo a vedere. Secondo sarà pane, dai. No. Mascherine. Antivirus come quelli del computer. Cioè, la seconda posizione. Ah, mentre alla prima posizione troviamo pane in casa. Pane in casa. Come se spuntavi un nuovo coronavirus. Come fare il come COVID. Fare il COVID. Fare il pene in casa. Pane in casa. La gente è impazzita per fare ste pagnotte. Sì. Ma perché secondo me lì diventava che uno al supermercato vede la massaia che prende 2-3 kg di farina. Allora dice sicuro sa qualcosa che non so. E devo prenderla. Anche secondo ha me. Ha capito che la farina è la svolta. Sì. Sicuro. Ma voi avete fatto il pane? Qualcuno ha fatto il pane in casa? No, io facevo molta più pizza che pane. Ah, tu hai fatto un botto di pizza? Sì, buonissima. Quanta? Da 1 a 10? Una a 10. Ma non che settimana. Cazzo di senso ha che puoi farsi tutta quella pizza? Cioè nel senso... Vabbè, buona. Mangiarla. Beh, pizza è buona. No, ok. Senza mangiarla.
No, ma se resti chiuso in casa per così tanto tempo, la prima cosa che pensi è voglio fare la pizza. Sì. Merda. Poi non cagare più. Io vivevo in ordine di mangiare la pizza la settimana dopo. Torniamo un attimo indietro. Sì. All'inizio i ristoranti erano chiusi. Vabbè, cioè, certo. Io ero nella merda, okay, completamente. Non me lo portava neanche a casa. Cavolo, cioè, era vero. Alla fine. Ah, io mi ricordo che l'unico pensiero durante una giornata era praticamente quello di cosa mangiare a pranzo e a cena. Sì. E si imbastivano dei pranzi e delle cene che erano un pochino particolari. E proprio per questo nasceva anche la pizza. Fatta sì, in poi c'era il razionamento del cibo. Io una volta mi sono messo a fare anche la quinoa. Ma che cioè? Cazzo, ma cosa vuol dire che fai non la quinoa? Neanche, ma lancia no. La falsa informazione. Ma non sai neanche cos'è la quinoa. Cos'è la quinoa? Non mi ricordo più. Ecco, vedi. Però mi ero messo a guardare la ricetta e mi sono fatto ma tu sei un bugiardo, cosa vuol dire? Ma non la fai la quinoa. Ma infatti, cioè, poi basta bollirla la quinoa. Vabbè, non l'avevo mai fatta, ho fatto la quinoa. Come devo dire, ho cotto la quinoa. Ma la sei fatta la quinoa? Ma non sono palline di come cuocere i fagioli. Vabbè. Hai coltivato la quinoa? No. Ma possiamo dirlo quello che hai fatto durante la pandemia? Non so cosa stai per dire. Com'è? Non ho idea di cosa tu stia per dire. No, paura, hai paura. Cosa stai per cosa dire? Dai, quella cosa dai, in giardino. Cos'hai fatto? Con la pala. Nick, dai. Cosa hai fatto con la pala in giardino? Sì, in vado a prendere il vestito da giudice. Dillo, ma non so cosa ho fatto io in giardino. No, non lo dico. Spegni un attimo il microfono di Cesare, per favore. Prova. Vi muto tutti. Ok. Ah, bravo, muto a tutti. Ci siamo. No, assurdo, Nick, assurdo. Ma non si può dire però. Non si può causa dire. Ban. E vabbè, in realtà ha detto che non ho fatto un cazzo di niente. Il culo. Direi di passare alla prossima categoria. Nick. Però avevo in mente di crearmi una sedia da solo. Vabbè, ok. Andiamo. Possiamo passare alla prossima categoria. Io prendo la tua però. Stavo per comprarmi cosa il grande. Cosa significa questa cosa? Volevo costruirmi una sedia. Ma perché guardavi Edoardo il falegname? No, Stefano. No, Stefano. No, ancora non lo conoscevo. Perché non ci fai un tavolo, Stefano? No, ma ancora è presto perché non è ancora uscito il video. Dove cazzo è Stefano? Non abbiamo ancora fatto il video. Scusate. Mi spieghi la sedia? Cosa volevi fare? Volevo costruirmi una sedia di legno. E allora ti sei informato per avere del legno? Sì. Da chi? Volevo, ma era in realtà in un periodo successivo. Però volevo andare dalle Rue Merlin a comprare del legno. Pensavo, okay. Ma ci mi sono informato. Ma che spendi un botto comunque. Scusate un attimo. Vi ricordate quando noi volevamo fare, io e Frank in realtà volevamo fare questo tavolo di yakety yak, noi due? No, io guarda che veniva fighissimo. Sì, anche secondo me. Anche secondo me. Non ci hanno creduto troppo. È super resistente. E soprattutto non pagavi, pagavi 2000 euro in meno. No, allora il tavolo della regia è un altro discorso. La gente non sa quanto abbiamo pagato questo tavolo. È vero. Andiamo alla prossima categoria. Coltivare. Allora, siamo la in Italia. La quinoa, no. No, avocado. Siamo in Italia. L'avocado. Bravo. Adesso non so pomodori. Se l'ho letto prima, ma sono d'accordo. Pomodori. Come sì. Pomodori? Pomodori. L'avocado? Italia e pomodori. Anche avocado. L'avocado è stagione. La pianta di moda del 2021. No, però no, è un casino. Di sempre, perché è la, 2019, è la classica pianta dell'ipster. Fagiolini. No, secondo me è marijuana. Io dico, no, davvero, secondo me è come coltivare marijuana. Maria. Secondo me un sacco di gente ha cominciato a coltivarsela perché non poteva comprarla. È vero. Ah, è vero, vero. Potrebbe. Secondo me è cipolla. Secondo me è fagiolini e zucchine perché sai, per sentito dire, tutti sanno questa cosa. Le che sono zucchine. Vabbè, allora non farmi parlare. Vai. No, vai. Adesso rifaccio la stessa cosa. Io parlo, urlami zucchine sopra. Comunque, Nelson è permaloso quando lo interrompi. Un attimo. Fa freddo. Un attimo. È freddo. Vatti a prendere un'altra felpa. No. Porca miseria. Dicevi prima delle zucchine? No, che c'è questo anche senso comune per cui sono facili da coltivare, zucchine e fagiolini. Ecco, riguardo le zucchine da coltivare, in realtà c'è un grossissimo problema. Perché cioè? Se non le coltivi bene. Perché volevi coltivarle sulla tua sedia? No, è successo la pala, a persone che conosco recentemente. Sì. E se tu non coltivi bene le zucchine, ci sono degli sbalzi di temperatura, delle cose del genere. La zucchina sviluppa delle tossine per difendersi dagli animali. Diventa nera. Che la mangiano. Diventa maculata. Sono delle tossine pericolosissime. Che non le vedi in nessun modo, ma quando la cuoci e la mangi, la zucchina è molto amara. E se tu non sai che la devi sputare, mangi la zucchina amara e muori. E dopo no, ti caghi addosso, stai male. Lanciamo la falsa informazione. Sì, no, è verissimo questa cosa. E direi che possiamo smentire. No, aspetta, o no, è una cosa seria. No, se le zucchine sono amare, non mangiatele. Io direi che senza andare a cercare, secondo me la chat ci può dare una risposta. Può assolutamente. Essere. Nel frattempo andiamo a leggere un commento di Callaghan che effettivamente dice una cosa molto sensata: come coltivare la pizza. Sarebbe molto bello. I soldi. No, come no. Coltivare i soldi, tipo Pinocchio, il gatto e la volpe. Ti giuro, mi viene solo avocado. Il cotone. Cioè, penso... E la chat dà ragione a Nick.
Grazie. Come coltivare, come coltivare i soldi? C'ha ragione. Se la, se, ragione. Se la chat dice che Nick ha ragione, Nick per me ha ragione. Ragione. Ci fidiamo di patate blu. Andiamo a vedere la classifica. Cosa hai fatto? Ti ho messo anche la copertina. Merda, ma c'è un botto di vento, rega. Porca miseria. Cosa hai fatto? Cosa ha fatto? C'è un botto di vento. No, cosa succede? Vabbè. Aspetta, perché sta succedendo qualcosa. Ci prepariamo per giovedì. Ah, è vero, giovedì. Diciamolo. Bellissimo. Giovedì saremo solo io, Nick e Tonno. E diciamolo, non abbiamo ancora trovato un cazzo non è vero, da fare, sì, ma ci stiamo lavorando. Ci arrampichiamo nel punto più alto del set. E questa è l'idea più figa del secolo. Ci ubriachiamo prima di iniziare no, la live. Quello no. Non dovevamo dirlo. Scusa. E poi ci arrampichiamo nel punto più alto del set. Comunque, sì. Mi raccomando, ragazzi, siateci giovedì perché sarà una live molto particolare e difficile da mandare avanti. Chi è che prende il posto? Siamo su di voi. Di Frank. Cambiamo tutto. Facciamo tutto diverso. Tutti e tre qui. Tutto bordello. Un bordello totale. Boom. Diteci quando possiamo chiamare. La classifica. Nelson cosa ha fatto? Cosa stanno facendo? Cosa era successo? Era tutto in disordine da dietro. Non c'erano le cose. Abbiamo giocato a Tekken per forza. Eh beh, ci siamo spaccati su Tekken. Andiamo a vedere la classifica. Facci vedere la classifica. Melanzane. Che merda le melanzane. Infatti, ma che vuole che ha voglia di coltivare le melanzane? È cartone. No, le melanzane sono cartone. Zucchine però quarto. No, se le fai al forno grigliate sono strabuone. Cartone. No. Quindi zucchine quarto posto, ma Nick ha detto non coltivate le zucchine. Sulle zucchine ci è arrivato un ride di Willwush, cioè. Ragazzi. Ride di Willwush. Grazie Willwush, molto gentile. Grazie mille. Chissà e benvenuti a tutti. Benvenuti a tutti. Per chi è appena arrivato, stiamo parlando e stiamo mostrando le tendenze del 2020 tramite su Google. Dopo andiamo anche nel passato. Ma andiamo a vedere il terzo posto. Terzo posto. Ah. Patate. Non abbiamo pensato alle patate. Cibo fondamentale. Come stai a dire? No, che è molto semplice. Ti sfama molto. Sì. Ti riempie e carboidrati. Sì. Lo sai, riso e fa riso alle patate. Venute, no, alle medie. Perché? Alle medie. Dobbiamo nel lanciare nel spot. Dai. Non è una cosa che è successa a me. Ormai è andata. Però aspetta un attimo. Ma Bingo mi hai detto che nel fact cos'è che vuol dire in tedesco? No, quello era tie. Cioè, scusa. Tie. Non avevo capito una cosa che mi aveva spiegato. Questa è proprio battuta tra di voi che nessuno capirà. Hai rovinato un momento importante. Prego, Nars. Allora, non mi ricordo. Aiutatemi a ricostruirla. Sì. Io ho questo flash. Sì. Non è un Nels Factor, rimetti sta musica. No. Alle medie a un certo punto ci fu una. Ma io non ero alle medie con te, come faccio a ricordare? Sì, aiutatemi a ricostruire una battuta che può essere nata da questa cosa, anche la chat. Sulle patate. Ci fu. Mi ricordo questa persona, che non mi ricordo se era io o qualcun altro, che urlò qualcosa alla prof dopo che disse che ci fu una crisi della patata. Vabbè, per. Sì, ma quale può essere la battuta che fai? Tipo, ah, non c'era la figa, una roba così? Ma secondo me, tipo, ah, crisi della patata, anche qui c'è la carestia. Ah, una roba così. Sapeste noi. No. Cioè, tu hai fermato tutto per questo aneddoto sulle patate. Questo è un po' un emblema dei Nels Fact. Cioè, questo rientra pieno nei Nels Fact. Questo è un vero Nels Fact, come se non se ne vedono spesso. Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. Vabbè, quindi torniamo alle posizioni, per piacere. In terza. Mancavano la terza patate al terzo posto abbiamo? Secondo le fragole. Ma chi è che coltiva le fragole? Ma come? Ma vivo nei boschi. Le fragole? Ma sono fighissime le fragole. Le fragole le raccoglievo quando ho fatto la settimana nel centro per tossicodipendenti. Ok. Non come tossicodipendente. Che andavo lì a fare lo stage con la scuola. Okay. Raccoglievo le fragole ed erano fighissime. Ma perché loro avevano l'orto? Avevano l'orto, sì. Ed sono fighissime le fragole. Perché poi sono piccoline rispetto a quelle che compri. Ah no, sono proprio grosse. Dipende quale. Pensavo le fragole. Se le topi. No, ho detto fragole. Scusami. Allora ti apro su Tekken ancora? No. Vuoi che ti apra su Tekken? Andiamo a vedere la prima posizione. Rullo di tamburo. Pomodori. Niente avocado, non c'è proprio l'avocado. Ma è difficile. Non c'è nemmeno la marijuana. L'avocado come lo fai in Italia? Ma è Bressanin, c'ha tutte le piantine. Ma lui le piantine, non coltivi l'avocado. Esatto, non gli si crea l'avocado. Ma no. Non si crea alla fine l'avocado. Ma no, lo fanno in Sud America. Ad alcuni sì, non è la temperatura giusta. Ad alcuni può succedere. Ho capito. Cioè cresce solo la piantina e basta. Cioè io so che lo fanno tipo in Cile, Perù, una roba così. Comunque c'è Stiva che è ossessionato. Sì, che continua a raccontarci dell'avocado. Ha tipo quante 12 20? Credo. Ah, ok. Sì. Piantine di avocado. Stava pensando di regalarle. Sì. Siamo stati a Milano e c'era questo posto che faceva tutto a base avocado e aveva la vetrina con le piantine, ma è stato davanti un quarto d'ora a guardarle. Ma perché? Sono affascinante. È divenuta sta passione. Ma passione per la pianta in sé, quindi non per l'avocado. Mangia l'avocado, prende
il nocciolo sì. e lo pianta. Ma lo forse gli piace il nocciolo grosso. Ma no, è chi dice che dà molta soddisfazione perché lo fai tu, lo pianti sì, tu e cresce in fretta. Sì. Ma visto che Bressanini è passato al mango, che è, è vero che ha fatto il mango. Lì sei proprio un pro sì. quando fai il mango. Però è schifosissimo il seme dell'avocado. Sì, proprio Bressanini nelle storie aveva fatto vedere che aveva inumidito il seme ed era pieno di muffa. Sì. Le aveva lasciate dietro alla bustina. Non capisco il senso. Ma passiamo alla prossima categoria. Fai da te. Ah, fai da te. Vabbè, mascherina sicuramente. Fai da te qualcosa che tu dovevi fare in casa, ma non potevi andare a fare. Inerente alla casa, ovviamente. Inerente alla casa. Ah, il fai da te. Qualcosa che tu sei abituato a chiamare qualcuno per fare o andare a fare, e invece devi fartelo da solo. Ma tipo aggiustare un tubo. Esatto. Pensa se ti si rompeva un tubo. Fai da te a riparare tubo. Per me era un casino. Anche io ci pensavo. Tipo, è vero, io ci pensavo, avevo questa ansia. Dicevo, mi si allaga a casa perché avevo un tubo che perdeva. Come faccio? Ma gli idraulici lavoravano? Sì, in teoria sì, per poter lavorare. Però magari non volevi. Magari non volevi uno in casa. Cambiare una lampadina. Come fare una sedia. Come fare? In realtà c'è solo Nick che ha cercato come fare una sedia per tutto il tempo della pandemia. Perché non mi viene in mente niente. Aggiustare un tubo, cambiare la lampadina ci potrebbe stare. Imbiancare. Imbiancare fai da te potrebbe essere. Ma andiamo a vederlo, dai. In bianco. Secondo me riguarda sempre il cibo. Cioè, qua metto abbiamo poche come fare idee. La pasta. Qua poche idee, prego. Palestra fai da te, è vero. Come fare una palestra. Chat, sì. È vero. Compostiera. Cos'è un compostiera? Dove metti il compost? Fai il compost. Ah, l'umido quindi. Sì, tipo. Quella è da pazzi, poi puzza. Incubatrice. Per i pulcini. Ah, regà, scusa. Dalla chat ci dicono una roba intelligentissima. Fai da te tagliarsi i capelli. È vero. Io l'ho tagliato a casa. Vabbè, anche perché ci siamo fatti 2 mesi. Sì. Totalmente serrati in casa. A un certo punto esplodevi con la testa. No, io non li ho mai tagliati i miei. Si vede, mia sorella. Ah. Io vi ricordate che. Io vi ricordate che me li ero tagliati da solo, fra l'altro. È vero che avevo, sì, ce ne sono anche un sacco di video con i capelli così. Cioè, che non mi ricordo. Quarta posizione incubatrice, ma nel senso che partorisci, non ho capito. Incubatrice, dove forse per i pulcini, gli affidali avevano incubato. Forse esatto. È vero, era una moda. Era diventata la cosa dei pulcini, avere i pulcini. Lui l'aveva visto da qualcuno, l'aveva fatto. Due amici di mio fratello l'hanno fatto, tra l'altro. Sul serio? Sì. Ah, durante la pandemia? Durante la pandemia? Boh, che dove hai preso i pulcini? Dalle tu uova. Prendi le uova. Le uova fecondate, le metti dentro. No. Dalle uova al supermercato mica sono. Ma no, non al supermercato. No, dipende da quelle fecondate dal gallo. Ok. Ascolta, Frank. Pensavo. No, le sborrate dal gallo. Dove sono le altre? Vuoi che ti dica così? No, mi faceva ridere pensare a uno che va al supermercato, prende 10 uova fresche, anch'io, grandi, di allevamento a terra e le mette tipo in. Secondo me c'è stato qualcuno che l'ha fatto. Anche secondo me. Allora, terza posizione invece abbiamo zanzariere. Zanzariere? Perché non potevi comprarle, non potevi andare a comprare. No, è arrivata l'estate. Come le fanno le zanzariere? Come però non hai bisogno estremo delle zanzariere. Magari, oddio, in alcune zone, sì, d'estate. Perché ho dei miei parenti che sono attaccati al Po. Vuoi il condizionatore? No. Tempo. No, però cioè, dico, comunque siamo stati in quarantena che era marzo, maggio, era quando arrivano le zanzare. Noi siamo usciti perché potevamo lavorare, ma tecnicamente gente è stata chiusa a lavorare anche dopo. È vero, molti lavoravano in smart working. Però dopo potevi comprare le zanzariere. Vabbè, Nick, volevano farsene mega, da soli per risparmiare. Posto, sì, andiamo. Secondo posto? Barbecue fai da te. Complicato. Primo posto. Ho letto pollaio. Vedi che non è una moda? Perché è un pollaio. Magari hai l'incubatrice. Ma dai. E hai un terreno, tipo una casa col giardino, e ti costruisci il pollaio. Beh, gli amici di mio fratello. Per le uova. Esatto. L'hanno fatto in una camera. Ma tu, Wez, no. Aspetta, adesso raccontiamo. Tu a un certo punto c'è stato un periodo. Che, galline. Che tu volevi delle galline. Sì. E stavi anche per prenderle, mi sa. Avevo chiesto a mio nonno se poteva darmi un gallo e 2 galline. Però no, tu non sapevi minimamente neanche come uscissero le uova, da quel che sapevo. In che senso? Dal culo della gallina? Sì, dal culo. Cosa significa? No, ma tu avevi un po' di confusione su questa cosa qua. Cioè? Mi ricordo che ti stavi informando, cioè su come avere le uova. Ma no, io volevo prendere lo starter kit per avere le uova in casa. E qual è lo starter kit per avere le uova? 2 galline e un gallo. Allora vedi che anche te eri caduto nella trappola. Sì, però non sono partito dall'incubatrice. È come quelli che hanno comprato i dalmata dopo la carica dei 101. Come fa a essere una trappola, scusate? O a Cico dopo a Cico. Perché è una trappola? Li hanno abbandonati in autostrada. Mi state credendo, non so come uscire. Cioè, tu volevi questa solo cosa. Delle uova. Volevo le uova da me, con la gallina che mi stava in camera e covava le uova e il gallo che le fecondava. Ma una domanda. È una moda comoda perché al massimo li mangi. Sì, esatto. Cioè, non è come il gatto che non può. Il gallo poi ci fai. No, il cappone, il gatto, non puoi farci il cappone, il brodo col cappone. Ma via. Il gallo
Dai, come... però te oggi sei fatto, quindi cioè ha poco senso. Come feconda la gallina? Allora, te lo dico io. Cioè, un rapporto. Non mi ricordo diretto. Se l'uovo viene fecondato dentro alla femmina. Per me o, no, secondo me invece viene espulso l'uovo, ci passa il gallo, ci fa la sua plin plin e poi dopo va via ed è fecondato. Ma quindi non c'è mai una riproduzione per osmosi? Beh, tipo cioè? I coccodrilli lo fa sopra e l'uovo assorbe la cosa? Sì, secondo me sì. I pesci sono così che passa lo marino. Però quelli sono morbidi. Sì. No, vabbè, guarda che l'uovo della gallina è poroso. Entra la roba. No, okay, però non è fatto apposta per gli scambi gassosi. Ho capito. Quindi lei tira fuori le uova, il gallo le feconda e poi dopo le cova per un tot di tempo. Ma vi faccio un indovinello. Un gallo fa un uovo su una montagna. È difficilissimo questo. Al confine tra l'Austria e l'Italia. Da che parte cadrà l'uovo? È proprio sul cucuzzolo. Austria o Italia? Ma c'è una motivazione per il quale... C'è una risposta. Il gallo di dov'è? C'è una risposta. È dell'Italia o dell'Austria il gallo? Allora, esatto. È italiano. Il gallo fa... Allora è in Italia. Il gallo fa chicchiri. No, l'ho capito adesso, non fa l'uovo. Frank sei un coglione. Anche tu. L'avevo capito, lo stavo per dire. No, io mi immaginavo perché già. Perché il gallo non però fa l'uovo? Se, se una gallina tonno? La faceva in Italia. Tu hai capito, tonno? Io sto per quittare. Tu l'hai capita? Sto per quittare. Però se era una gallina la faceva in Italia, sei d'accordo? Non hai visto se era una gallina l'avrebbe fatta in Italia. CH. Ma perché? Perché arriva dall'Italia, quindi al culo verso l'Italia. Ma magari si è tirata. Ma voi state la cambiate carte in tavola. Ma gli indovinelli sono... Perché il gallo non fa le uova? Perché non le fa. Perché? Perché non è una gallina. E quindi? E quindi la gallina fa le uova. Il gallo non può fare le uova. Il gallo feconda le uova. Allora andiamo avanti. Che novità è sì, mai comunque questa. Ha ragione, dalla chat ci scrive Svanses. È una barzelletta, un indovinello delle elementari. Bravi ragazzi. Andiamo avanti. Per questo ci ha messo in crisi. Cambiamo anno. Sì, se no c'era in globale. Ho messo un 2020 globale per il gioco più cercato. Figo. Videogioco tipo? Videogioco. Figo. Videogioco. Allora ragazzi, siamo arrivati a livello globale, non più in Italia. Qual è il gioco più cercato? Allora, secondo me in prima posizione Fortnite. Però hai ragione tu, The Last of Us secondo sicuramente posto. No, secondo me terzo, quarto. Secondo me Warzone. Poi c'è stato, ragazzi, Among Us. No, sì, non così tanto. Among Us. Non così però tanto. Ha fatto Among Us. Ha rotto i coglioni per un botto di sì, tempo. Sì, ma non così tanto. Perché la ricerca del gioco ti porta anche ai video di quel gioco. Sì. Vabbè, allora ma anche poi non Fall Guys moda, quindi... Among Us. Ma anche sì. Fall Guys. No, Fall Guys secondo me è 2021. No. Fall Guys io non so cosa sia. Fall Guys è morta dopo però poco. Però Among Us in effetti secondo me lo cercava anche da gente che non videogioca. Sì, è vero, un botto di gente l'ha giocato. Giusto perché lo sentiva nominare, diciamo, ma che sì, cos'è? Sì, poi sembra anche un browser game, quindi lo cerchi magari su sì. Google. Ma poi lo potevi giocare sul cellulare, sì. Lo potevi giocare ovunque, sì. Mario 99. Andiamo a scoprire qual è stato il gioco più cercato a livello globale in 2020. Secondo me Warzone e Fortnite. The Last of Us quinto. Genshin Impact. Come? Per il quarto posto Genshin Impact. Sì. Cos'è terzo Valorant? Posto Valorant è un floppone. Valorant è l'arena shooter della floppone. Riot. Esatto. Era quello che facevano su Twitch che se guardavi poteva andarti la key. Sì, sì, esatto. Secondo posto Fall Guys. Che l'ha detto e ce l'abbiamo dai primo posto. Fosse 2021. Among Us. Ma Fortnite zero? Beh, era già passato. Ormai è morto. Due anni è che Fortnite. Prima parlavo con Pingo, mi ha detto ormai è morto Fortnite. Ma cazzo è no, c'erano tanti di soldi. Morti. Però 2020 è ieri, Cioè, l'altro ieri. C'è da tanto Fortnite. Sì, no, è vero, vero. Fortnite. Cosa stavi per dire? Fallout. Okay. Anche Fallout. Bello, ci piace, ma vogliamo andare indietro nel tempo per rendere le cose più complicate. Sì. In che anno andiamo? 2016. Gran cosa ho fatto io nel 2016? Ho fatto io una mi roba ricordo pazzesca. Che è morta facevamo un botto già, di gente. Facevamo già Space Valley. Avevamo appena iniziato il primo anno? Sì, sì. Perché abbiamo fatto il canale a marzo. Allora Space Valley forse. Richard. No. Frank, sei avanti di... No, hai ragione. Marzo 2016. Hai ragione. Alla domanda perché comunque cioè, la domanda perché nel 2016 perché? È difficilissimo questa cosa perché? Nel passato però. Perché sarà perché esiste questo perché è successo questo perché i polli non fanno le uova perché le zebre scorreggiano capito ma credo di aver capito dacci guarda facci uno spoilerino solo della quinta posizione giusto per aiutarci con un po' insomma allora la mentalità perché un uomo sposato tradisce però questa è classicissima. Come facciamo a indovinarle?
Però è figo. Forse anche senza indovinarle, che è veramente un casino. Andiamo a vederle. Secondo me valgono per tutti gli anni questo. Un uomo sposato tradisce. Quarta posizione, un neonato piange sempre. Che ci sta, cioè te lo chiedi. Quando sei genitore. Ah, c'è stato il colpo di stato. Il golpe di stato. Non ne parliamo dei punti, scusate. L'unica cosa assolutamente no. Il golpe di stato in tutto. Vabbè, allora andiamo al golpe di stato. Io volevo parlare dei bambini. Ma vai, i bambini ci sono da sempre. Terzo, il colpo di stato in Turchia. Fu il golpe. Doveva arrivare in elicotteri e lui fuggì. Il 2 fu reale, vi ricordate? Sì, hanno paura di sì, praticamente c'erano questi video in cui si posizionava un cetriolo dietro al gatto. Il gatto vedeva con la coda dell'occhio il cetriolo, pensava fosse un serpente e salzava. L'ho visti l'anno scorso. Ah, è vero, c'è stata la Brexit nel 2006. No, cazzo dici? No. Si intasa il braciere. Perché si intasa il braciere? Ma che cazzo di ricerca perché è? Si intasa il braciere. Ma il braciere è cos'è? Forse è una traduzione strana. Ma è globale questo? No, no, è italiano. Si intasa il braciere di braciere cosa? Qualcosa di carne, Minecraft? Ma non credo che sia la cosa più cercata. Il braciere, ma che cazzo è il braciere? Si intasa il braciere. Qualcuno di voi in chat nel 2016 ha cercato si intasa il braciere? Nel caso, perché? Sì, ma aspetta, braciere, scusate l'ignoranza, si intende quello dei camini? Quello, ma anche quello del bar. Sono le braci che bruciano. Nei commenti dicono Dark Polo Gang. 2016. Non è che è una canzone. No, io stavo facendo un collegamento, magari era una canzone. Anch'io ho pensato, magari c'è una canzone. No, è un commento vecchio, l'ho messo io adesso. Ah, completamente a caso. Sì, era di contorno. Ok, sembrava interessante. Ah, la Dark Polo Gang del però 2016, c'è un commento più inerente. Che popolo strano siamo. Merda, un botto. Cerchiamo proprio delle cose un po' banali, tipo il neonato piange sempre. Lo so, quello un po' strano. La gente fa figli, ok? Poi c'è un neonato che piange sempre e quindi si pente e va a cercare. Ah, pensavo fosse collegato al fatto che si intasi il braciere. No, dicevo un neonato piange sempre. Infatti, secondo me è sbagliato che tu te lo debba allevare il figlio. Concordo. Dovrebbe essere, tu lo fai, lo dai, te lo riporti 18 anni dopo, è pronto. Lo lasciavi lì un po' e lo ritrovavi al livello 99. Esatto, scegli già tu che vita fargli o lo congeli. Effettivamente, quando un bimbo piange ti chiedi perché cazzo pianga. Vabbè, va bisogno, vero, deve cagare, deve mangiare, deve non necessariamente pisciare. Poi devi capire cosa deve fare queste cose, è un casino. Le provi tutte, per esclusione. Immaginati Cesare davanti al suo figlio che piange e lui che non sa. Ma c'è perché un piange. Punto figo in Shameless nella lo stagione 10 dove c'è un personaggio che ha un figlio, per non far spoiler, e affronta tutte queste cose da solo e cerca di capire, figo. E capisce alla fine? No. Perfetto. Io sono leggenda. E andiamo ancora! Quello è il cane. Comunque, come fare nel 2012? Siamo nel 2012. Come fare la fine a del mondo. Salvarsi dalla fine del mondo? Come fare i Maya? Come fare nel 2012? Cosa succedeva nel 2012? Eravamo in quinta superiore, no, parte quarta. Di noi. Metà in quarta e metà in quinta. Sì. E come avevamo... fare l'esame di maturità? Però sì, vabbè, ma quello tutti gli anni allora. Ma secondo me è una roba mega, mega cercata. No? Come fare? Vi posso dare un inizio che sono quasi tutti correlati, possiamo dire. Ah, vai. Ok, quindi c'è un macro tema. Ma non lo so, però come fare una zattera? Come fare un messaggio su WhatsApp? Come fare a usare l'autotune? Come fare a usare qualcosa di nuovo? Cioè una nuova scoperta nel apriteci la chat? Per un po' di suggerimenti. Il bunker. A prendere i biglietti dei One Direction. Ah, figo. Vero. Ci fu un terremoto in Emilia. Come fare un bunker? Può essere. Okay. Fine del mondo 2012. Ah, è vero. Come fare un segue. Come fare un rituale. Come fare a salvarsi. Come fare a salvarsi. Come usare WhatsApp gratis. Però lì è come usare, non come ah, fare. Perché c'è la storia dell'euro. Sì. Potrebbe essere. C'erano le Olimpiadi. Andiamo a vedere l'ultimo 16, in classifica. 20, sì, c'erano le Olimpiadi. Ah, allora come fare a vedere le Olimpiadi? Come fare a vedere le Olimpiadi? Sulla Rai. Sulla Rai lo guardi. Sì. Io cerco di tutto. Di tutto di più. Andiamo a vedere le risposte. Secondo me è come fare... Come fare i braccialetti? Quinta posizione. Ma cosa significa? Forse era un periodo in cui si facevano tanti braccialetti. Beh, tipo Scooby-Doo. Beh, io facevo gli Scooby-Doo. Come fare innamorare? Quarta posizione. Che quello secondo me vale direttamente su WikiHow. La terza posizione invece secondo me è figa perché è un po' racconta di una moda. Come cos'è fare il pizzetto? Ma mica andava il pizzetto. No, questa è di Vescola, P maiuscola. Questa è la roba è la da pizza mafiosi. Piccola. È una roba da mafiosi. No, non credo sia quello. Ah, il pizzo? Non è quello. No, non credo. Il pizzo riscotto. Vabbè. Riscotto. Potrebbe essere. Riscosso dagli under 18. Andiamo a vedere la seconda. Gli sciocchi bands. Come fare un clistere? Ma come è possibile? Con lo schizzetto, ve lo dico io. Compratelo in farmacia. È vero che l'avevi detto anche l'ultima volta. Sì. E il primo? Prima posizione.
come fare. Ma veramente? Nel 2016? 2012? 12. Come fare sesso? Ma forse è semplicemente una delle ricerche più alte tutti gli anni. Sì, sì, esatto. Non abbiamo visto dei come fare. Però Ricky dice esatto. L'ha detto Nico o Ricky? L'ha detto Ricky. Ah, l'ha detto Ricky. Però è una cosa nuova. È mega indicativo di... dei nostri bisogni più naturali, sì, cioè, nel senso, ci sta. Beh, uno è amore, uno è sesso. Dovete comunque. Ma anche la cosa del clitoride, secondo me, non è scontato. Cioè, sì, che c'entra col sesso. Anale, no, sesso anale. No, non è che dicevo quello, però insomma, è una roba che ti chiedi. Cioè, sicuramente senso, sono passati 9 anni, ma siamo ancora lì su queste cose qua. Sì. Mm. Comunque, cioè, sono ricerche attuali. Basta introdurre il pene nella vagina. Beh, non è proprio così. Comunque io cercavo tipo come baciare, sì, come dare il primo bacio, sì, come. Ma hai imparato qualcosa? No. Beh, allora no, YouTube è pieno di video come baciare. Spiegati. Veramente? Sì, è vero. Ne guardate? Figo. Da piccolo sì. Da piccolo chi è che non l'ha fatto? E sono serviti, Nick. Ma secondo me sì. Io mi ricordo che avevo guardato come baciare a Mulinello. Come cioè baciare a Mulinello? No. Allora. Cosa? Io da piccolo ero convinto che quello fosse il bacio limone da piccolo piccolo. Il bacio a Mulinello pensavo che fosse lo standard. Cioè tu pensavi che tutti baciassero così? Io mi aspettavo quello andare in bocca. Io mi aspettavo quello. Fammelo non vedere. Col Mulinello così, con la lingua Mulinello, cioè, e basta. Che la ruota è 360. Sì, fine. E basta. Ma quindi tu, scusa, quello, il primo bacio l'hai no, dato non così. Ho dato Mulinello. Ah, okay. Ma c'è qualcuno di noi che bacia a Mulinello? No, io, certo, però lo fai a Mulinello. In chat c'è qualcuno che bacia a Mulinello. Però ma secondo me non esiste. Non è vero, non è vero. Io ebbi un amico che fu baciato a Mulinello e mi ricordo che mi raccontò quanto era sconvolto da questa cosa, perché cioè per lui fu un'esperienza orribile. Cioè cosa disse? Disse che sono uscito con questa ragazza, ci siamo baciati e lei ha cominciato a baciarmi a Mulinello e fu, cioè, ha cominciato roba a ruotare la lingua. Sì, ruoti la lingua così come una girandola. Sì, come una girandola. Ma perché secondo me è un primo approccio di bacio che non sai come dare. Ma quanti anni aveva? Ma eravamo 14 tipo, anni. No, eravamo in seconda liceo. 15 anni. Dopo vi dico chi mi aveva detto questa cosa del Mulinello, perché secondo me lo conoscete e vi fa ridere. Io, regà, bacio Mulinello. Comunque andiamo a sentire. Ma non è vero che andiamo a sentire l'audio un attimo, che sicuramente ne sono arrivati. E di un amico, lo so, scusate. Non è vero che bacio Mulinello. No, non bacio Mulinello, infatti andiamo a sentire gli audio. Davvero bacio Mulinello? Ma no, andiamo a sentire. Dai, certo, dai, andiamo a sentire. Di la verità. Mandateci un audio. Di la verità. Di la verità. Mandateci un audio. Mandiamo un audio, poi ci dice se bacio Mulinello. Mandate un cazzo di audio! Un cazzo di audio! Se fossero pronto. Tornando indietro nel tempo, penso che nel 2006 le parole più ricercate fossero Italia, nazionale, oppure ve la butto lì, testata di Zidane. Comunque, ma si è parlato del 2012! Vabbè, lui ce l'ha sul 2006. Probabilmente sì, 2006, però ha ragione. Sì, secondo me 2006, mondiali, Italia, formazione, Italia, non lo so. Nel 2012 sicuramente, oltre alla fine del mondo, come parola più ricercata c'era il Gangnam Style. Ma di sicuro, ah, di sicuro. Cavolo. Fu l'anno di Gangnam Style. Come ballare Gangnam Style. Anche perché fu il video il con pulcino più visualizzazioni. Vero, quando è stato l'Harlem Shake? Sempre quel periodo. Anche prima. Secondo me 2011, esatto, anche secondo me. Però era assurdo, Gangnam Style. Gangnam. Gangnam. Con la IY. Disegni. Perché mi ricordo che a un certo punto il counter delle visualizzazioni era troppo alto. E quindi andò in palla e gli misero addirittura due simbolini di lui che ballava, sì, di fianco con la cosa che c'era tipo il meno. Cioè, creò tutto il miliardo. Sì. Sì. E lui è morto lì. Cioè non ha mai più fatto nulla. Ha fatto una canzone, un'altra dopo. Io credo che lì in Asia o lì sia io molto penso famoso. Possegga la Corea del Sud. Ah, tu pensi proprio, sì, sì, proprio è sua. Okay. Cioè anche lì obiettivamente una canzone coreana è diventata mondiale. Ma lui penso che lì sia Dio. Sì. Il K-pop è coreano. Sì, sì, è della Corea del Sud. Perché mi fa strano che a quei tempi K-pop lì era l'unica cosa che proveniva dalla Corea del Sud, se ci pensi. Cioè, nel, sì, senso, non si sapeva, sì, nulla. E poi dopo è arrivata questa ondata gigantesca di K-pop. Beh, con tutte si sapeva che avevano giganti pagato Moreno, ma questo è un altro discorso. Tornando al 2002. Davvero bacio Mulinello? Dai, dai, di la verità, di la verità. Dai, voglio saperlo. È arrivato un commento interessante Nelson Limonare, da Mike, che dice: il Gangnam Style è stato bandito in Corea. No. Ah. Cosa vuol dire bandito? Può essere. Magari si vergognavano. Comunque, per dirti, io e Nelson limonavamo uno a fianco all'altro. Il padre, davvero, del K-pop, PSI, dicono anche.
Ah, è il padre. È un po' come Albano in Italia. Ma andiamo a vedere la classifica, perso, dai. Successo, non lo so. Sta pensando al bacio. Anche lui, bacio Muninello come me. No, è un attimo turbato. Non lo vuole meno. Ha un momento di sonno. Ah, perché ti vedevo lì con tutta la manina e ho un momento di qualcosa. Beviti una Red Bull. Secondo me è davvero il fresco che c'è, che ti fa un po' venire quella voglia di metterti sotto le coperte. No, quello no, quello no. Dovrebbe tenere sveglio in teoria. Andiamo a vedere. Andiamo. Ma non ho detto la categoria. Scusate, però a caso vi faccio vedere i video più cercati globalmente del 2012. Ah, figo, vai, ci sta. Ok. Obama versus Romney, Epic Rap Battle of History. Sono quelli che facevano Who's Next? Sì, sì. Fighissimo. Ah, pensavo fosse quelli, fossero quelli di Manuel Aschi. Cos'è Manuel? No, non so chi sia. Hai presente? Che cazzo hai citato? Hai presente? Io me li guardavo, non so perché me li guardavo. Faceva, praticamente è la versione italiana. Ah, ok. E faceva... Però li fa ancora? Ancora? Ti giuro, sono 10 anni dopo che Manuel Aschi fa battaglie rap. Ma sempre uguali? Sempre uguali, è bellissimo. Minchia, che figo. Quando ancora andavano un botto i videoclip su YouTube... E la musica su YouTube, perché l'ascoltavi lì la musica. Ma era assurdo, è vero. Call Me Maybe di Carly Rae Jepsen e Justin Bieber. So Call Me Maybe. Cioè, è assurdo perché una volta il video contava qualcosa, ora non conta nulla. L'ascoltavi, cioè, lì. Conta molto di meno. Sì, nel senso, sì, mi ricordo che c'era MTV, sì. Ancora forse quei tempi, no, forse no. Stava già scomparendo. Stava un po' scomparendo e poi l'ascoltavi lì. Però io scoprivo le canzoni tramite i video su YouTube, non per il fatto che l'annunciassero cosa. Cioè, mi ricordo che il video diventava virale e allora ascoltavi la canzone. Cioè, il mio guarda più tardi di YouTube era solo canzoni esatto. Perché le mettevo in repeat. E ora non conta più niente. No. Cioè non ti aiuta neanche. Anzi, se lo guarda chi conosce già la canzone praticamente. Però è un peccato, perché a me piacevano un botto i musicali. Li fanno ancora bene. Li fanno ancora bene. Ah no, certo, sì sì. Li fanno bene. I soldi sì. Però sì. Dico, non è magari una roba su cui investirci, no, certo. Se sei un nuovo artista, cioè. Ma la terza posizione, Coni 2012. Che cazzo è? È un documentario molto bello. Ok, scusa. Ok. Seconda posizione. Comunque. Un'altra canzone, cazzo, questa la odiavo. No, non è vero, questa è bellissima, tra l'altro canta ancora oggi. Somebody that I used to know. Ah sì, grazie, mi devi farsi versi. Prima posizione invece del video più cercato, Gangnam Style. Beh, giustamente Style. Ma quando è che fu Pen Apple Pineapple Pen? Ce lo scrivevano anche nei commenti. Dopo, secondo me. O lo stesso anno, l'anno dopo. 2017. 2017, anche lui 2016. 2016, ok. L'Harlem Shake del 2013. Nick, prova a limonare con Nelson, per favore, che guardiamo se effettivamente limona a Mulinello. Purtroppo. Niente Mulinello per Nelson, quindi. Niente. Next one, Ricky, cosa analizziamo? Vogliamo rimanere sul 2012? Frank, o... puoi dire una parola, a caso. Che, no, quando sono pronto. Quando è pronto, ci sta. Ma se c'è da andare indietro, scegli te. Allora, o le immagini più ricercate del 2012 o torniamo indietro. Torniamo indietro. No, torniamo indietro. Ah, niente immagini. L'ha già deciso. Torniamo indietro. Immagini, Ricky? Ci stanno. Ha detto di no. Carine. Va bene, voglio non tornare indietro. Va bene, andiamo indietro. Allora, 2008, i programmi televisivi più visti. Italia. Sarabanda. In Italia. C'era Sarabanda. No. Eravamo in prima superiore. Sì, sì. Ah, no. Allora, ce li ho tutti. La gatta nera. Isola dei famosi. No. Grande fratello. Eravamo più piccoli. Grande fratello, Isola dei famosi, 2008, spingeva una bomba. Quindi talent, uomini e donne. Non ho capito. Secondo me iniziava i programmi TV. Ma di che anno, fra? 2008. Isola dei famosi per me era il top. Grande fratello, uomini e donne. La pupa e il secchione. Figo. La pupa e il secchione. Secondo me era... per me è dopo. No, è prima. È prima. No. Eri in prima superiore nel 2008. Io non mi ricordo. Elf. Vabbè. Film. Sto pensando a tutti i talent. Paperissimo. C'è posta per te? C'era. Andava tanto Ciao Darwin. No, è vero, Ciao Darwin. Il Maurizio Costanzo Show. Vabbè. Ma guardiamo la classifica. Stasera dai. Pago io di Fiorello. Nel 2008 quali erano i programmi più visti, quindi più cercati su Google in assoluto? Sanremo. La talpa. La talpa. Non l'ho detto, lo Franco dire. 30 lance. No. E Paola Perego. La guardavo, eh. Anch'io. La guardavo. Anch'io. Il Grande Fratello l'ho al detto, quarto grande posto. Fratello. Andava tantissimo. Uomini e donne, l'ho detto. C'era anche Cesi che lo guardava. Sì, uomini e donne. No, era prima. Lo guardavi un botto. Era prima. Lo guardavi.
Era liceo. Seconda media. Ma tipo no, uomini e donne adesso secondo voi è seguito? Cioè, secondo me è seguito. Sì. Lui è un programma che non morirà mai. Sarei mega curioso di sapere che ascolti fa. Anch'io. Beh, continuiamo. Seconda posizione, 2008. Amici. Valerio Scanu? Erano quegli anni lì? Può essere. Può essere. Comunque assurdo che Marco già Carta. Due della De Filippi. De Filippi, esatto. Sì, De Filippi che... Ah, aspetta, però ce n'era un altro della De Filippi, c'è posta per te. C'è posta per te. Allora, sarà quello? Che idea. Sarà quello? Forum. Quando si scoprì che recitavano, probabilmente. Porca miseria. È il più cercato, il più Forum. Visto. Che strano. Io lo guardavo, Perché siamo un popolo anziano. Era una di quelle cose che comunque guardavo. Io mi ricordo che quando ero dai nonni guardavo sempre Forum. Sempre. Ma che odi. No, odio. Io lo odiavo perché pensavo fosse tutto vero. Quando ho scoperto che erano degli attori, mi mettono ansia quelle discussioni perché sono sempre accese, parlano forte, urlano, mi danno fastidio. Comunque c'ho gli occhi che mi bruciano un sacco. Non so perché. Sarà l'aria condizionata, giusto? No. Era un'affermazione così. Next one. Ma andiamo nel 2003. 2003. Con i cantanti più popolari. Eravamo in terza elementare. Nel 2003? Sì. È vero. Io avevo 7 anni. La gente si cagava un botto. Laura Pausini nel 2003. Per me gli anni. Aspetta, 2000, chiesto i cantanti. Sì. Cantanti. Laura Tiziano Pausini. Ferro. Tiziano Ferro, sì. Eros. Eros Ramazzotti, sì. Ramazzotti Ligabue. A bomba. Certi amori Ligabue. Ti lasciano un'emozione per sempre. No, io in te ascoltavo musica rock inglese degli anni 70. Ma noi in terza, tipo in terza elementare. No, non è vero, in terza elementare ascoltavo tipo Jovanotti. Ah, davvero? Giovanotti. Era in Ligabue. Voga. Cremonini comandava a quei tempi. Zucchero. Secondo me aveva già finito. No, aveva già finito la sua carriera. Cremonini? Sì. Il Luna Pop, dici? Sì, sì, quel Luna Pop. Secondo me era un primo. Sì, forse era un primo. Zucchero. Mina. Più zucchero. Andiamo a scoprirlo. Mina non credo. Secondo me è 2003 i cantanti Vasco più Rossi. Cercati e quindi più ascoltati, presumibilmente. Giorgia, Giorgia. Salve di memoria. Che Lisa. Top Giorgia. Ormai lo dicevi prima. Sai che io Tiziano Ferro effettivamente c'avevo CD, avevo rosso relativo. Forse dell'epoca. Ah, Festival Bar, se non fa sì. Come suggeriscono dei Paolo commenti. E Chiara. Paolo e Chiara. Lo scrivono anche dalla chat. Eravamo Paolo più e Chiara, piccoli forse. Andiamo a vedere la terza posizione invece. Gigi Alessio. Sempre sulla cresta dell'onda. Allora io vi dico questo fun fact. Gigi, un saluto da casa. Lo stai per insultare? Cioè, sto dicendo una cosa che ha detto, okay, senza espormi. Okay. Ero a questa festa di Sony. Lo sai, dove vero c'era... che anche solo il fatto che lo dici è esposizione. Sì, ormai sei sputtanato. No, ha detto lui. A tuo rischio e pericolo. Ok, bene, sì. Allora, eravamo a sta festa di Sony con un sacco di gente. E a un certo punto lui va verso il palco, prende il microfono e fa: io ho visto i veri soldi, non voi. Così dal nulla. No, ma scusa, questo dove? Gigi D'Alessio ha una festa gigante di Sony. Alla festa di compleanno di Sonic. Beh, effettivamente io ho visto è pieno di soldi, detto, non voi. Ha detto in maniera è pieno di soldi. Intanto è vero, probabilmente. Sono presa sua moglie è nata a Tangi. Ma quegli anni secondo me era. Ma sì, ma poi giù. Sì. Ancora oggi forse. Ma sì. Lui è a mezza campagna. È che lo fai passare come un. Ho citato quello che ha detto. Fine. Dai, lui è solo un report. Poteva essere. Apritemi la chat. Ma apritemi la chat. Voglio capire. Dopo silenzio. Un applauso, un applauso. Allora riso, dai. Simpatico. Ha ragione, mai visto soldi. Vedi, nessuno sospetta di nulla. Hai ragione, Pisco. Andiamo a vedere invece la seconda posizione. Ma comunque ha visto i veri soldi perché si vendono un botto di uno CD. Ha scritto casa mia di Gigi D'Alessio. Casa mia di Gigi D'Alessio. Ha scritto uno nei commenti. Beh, investire sul mattone sembra una buona idea. Comunque la chat sta diventando mega simpatica a livello. Ha sempre la battuta pronta. Esatto, come fai a vedere tutti i commenti che devo mandare in anticipo? Sono più vicino di te, lo ma schermo. Io li ho qua. No, ma lui, quando ha visto la chat per quella frazione, ha visto. Io mi chiedo scusa a Pisca, ma non ho mai usato i messaggi selezionati da Pisca. Ah, guardo sempre la sfilza di messaggi che arrivano. Non sappiamo ancora le prime posizioni. No, infatti, andiamo. Sapere la seconda e la prima posizione. Per favore, grazie. Mia mamma è Gigi D'Alessio. È di Gigi D'Alessio. Vasco, basta. Comunque assurdo. Ieri ho visto al supermercato che è uscito un Dylan Dog con in copertina Vasco. Veramente? C'è una storia dedicata. Te l'ho fatto vedere io. Ma perché Dylan Dog è italiano. Sì, è italiano.
Ed è fighissimo perché c'è la copertina con Vasco. Quindi, fan di Vasco, affrettatevi perché è fighissimo. Su Dylan Dog. Sì. Figo. Figo. Non so se c'è una storia di Domenica d'agosto. Primo posto. Eros, Eros, l'avevi detto. Potentissimo. Io cantavo sempre. Focone, fuoco. Anche poi quelli erano gli anni in cui stava col, con la Michelle, con Michelle Hunziker. Sì. E quindi io, secondo me, quella coppia era anche mega famosa. E io volevo essere Eros Ramazzotti per stare con Michelle Hunziker, mi ricordo. Sì, io ero sempre innamorato. Pazzesco. Penso che tutti abbiano avuto una un momento Michelle. Troppo solare. Ma chi non ce l'ha ancora, troppo dai. Solare. No, è vero, è vero. Sì, troppo solare. Ma perché aveva fatto una pubblicità per Roberta. Credo no. Una cosa vuol dire? Ha fatto una pubblicità perché d'un paio di jeans che era di schiena con la treccia. Sì. Non si vedeva. Ma era tipo di Roberta. No. Era un paio di jeans, non so che jeans fossero, Diesel, boh. Ma che cos'è? Replay, che... secondo me. Ma no, cosa, no, cosa... Era innamorato da quella pubblicità. Era bellissima. Perché si vedeva il culo. No, si vedeva la schiena e i capelli. Ma è famosissima. Sì. È famosissima. Sì, ce l'hai di schiena. Dai, dopo te la faccio vedere. E causò un sacco di incidenti. Ma di cosa? La tolsero perché causava un sacco di incidenti. Ma comunque era in mutande, non era. Era mutande, sì. Non era. Era mutande. Ma era perché cos'era? Aspetta. Eh? Sta cercando. Love Bugs, quanto era bello Love, sì. Bugs. Bellissimo. Non era, sì, tipo di, no, Roberta. Non è vero, Love Bugs era bello all'inizio con Michelle e De Luigi, poi, sì, quando è arrivato la Canalis si è rovinato. No, però anche Giorgio Assurino era carino. Non, aspetta, quanto non me la ricordo. La Canalis brava, Giorgio Assurino dopo con l'altro, c'era un altro tipo. Sì, quello che faceva l'insegnante. Ah, Emilio. Sì, Emilio, sì, sì, è vero. Stavano insieme davvero loro. Non credo. È quella la foto comunque. Sì, ovviamente non la facciamo, no, non vedere, la faremo però vedere. No, però non è questa, vedere, ma è questa. Ah, perché io credo che sia diventata famosa grazie a questa pubblicità. Sì, sì, è diventata famosa grazie a questa. Ci scrivono che Michelle è Gigi D'Alessio in realtà. È di Gigi D'Alessio. È di Gigi D'Alessio. Io mi sarei incidentato comunque. Ma a parte per Gigi D'Alessio, intende. Sì. Vabbè, andiamo avanti. Stavo uscendo un po' troppa sincerità in questa live. Forse abbiamo finito anche. Forse no, abbiamo altri se volete. Globali o non. Ma ci sono, bene, sono tanti vocali. I vocali ce ne sono. Vuoi sentire le tendenze dei nostri cari amici a casa? Nel 2013 io e la mia classe abbiamo filmato durante quella che doveva essere l'assemblea di classe un Harlem Shake e l'abbiamo postato su YouTube. Il giorno dopo la prof ha messo la nota a tutta la classe e ha convocato la preside. Nella mia scuola l'hanno fatto con il prof. Però era una roba che mi stava mega sul fiato. Ma io non ho capito cos'è. È quando, allora, praticamente partiva la musica, poi tutti, quando stavano tutti fermi, fermi, sì. E poi a un certo punto si incominciavano a muovere in maniera stupida. Ah, non so, così. E quella è la mannequin che stavano tutti fermi. L'Harlem è tutti fermi o fanno cose normali, poi parte la musica e tutti ballano stupidi. Ma sono persi. Ma non è vero, Frank. No, no, no. Un Harlem non shape, me lo ricordo. Non faceva proprio così. Non ho capito. Tu the Harlem Shake. Ma quella è la canzone che diceva colo terrorista. È quella? Sì. Ah, è vero che iniziava colo terrorista. Vabbè, no, la devo risentire. Voglio vedere un Harlem Shake. Non possiamo. Ah, non si può. Dove siamo in questo? Colo terrorista. E dopo? Cos'è l'inno dell'Italia? No, no, però era così. Cos'è l'inno dell'Italia? No, era, scusa, faceva colo terrorista. Sentiamo un altro vocale, per favore. Non mi ricordo. Madonna, che casino. Sempre del 2012, il Pulcino Pio è stato talmente ricercato, no, che se andate a vedere i dati dei video su YouTube ha più di 1 miliardo di visualizzazioni. Ma una perché è diventato così famoso? Ma come anche Baby Shark. Sono quelle, ma quella era per bambini. Ma quella è bella, però è Baby Shark. No, perché era, lo giravano in radio dovunque. Ma anche il Baby Shark? No, non è era vero. Era diventato virale, che la conoscono tutti. Anche sì, ma non girava in radio. Il Pulcino Pio girava su tutte, ma le, no, principali radio, tipo, italiane. Era tipo un guardate cosa sta andando di moda ora. E lo ascoltavano un po' come probabilmente hanno fatto un po' per Baby Shark. Sono quelle canzoni per bambini che tu metti su e il bambino vuole continuare ad ascoltare, quindi l'ascolta in fottuto loop, perché l'abbiamo fatto tutti da, sì, bambini, vero, faccio anche adesso. E lo sentono i genitori che la canticchiano, che lo sentono altri bambini, e diventa di dominio pubblico. Ma era il Pulcino Pio. Che fastidio. Fastidiosissimo. Sì, era veramente brutto. Non, io non vorrei dire, ma non era partito magari come suoneria? Prima che, sì, come canzone. Anche secondo me. Sì, era una, era io una suoneria. Mi sto confondendo, secondo me, con Mi chiamo Virgola. Sono secondo me Pulcino Pio potrebbe essere diventato una suoneria. No, no, allora Pulcino Pio, secondo me. Vuoi avere il Pulcino Pio come suoneria?
Allora scrivi... secondo me era dopo. No, il Pulcino Pio veniva fuori da una radio piccola, da un... è vero, da un'ente radiofonica italiana piccola. Hai ragione. Non ricordo. Però non mi ricordo il Pulcino Pio, il Pulcino. Ed era comunque una musica per bambini, per villaggi turistici, secondo me. Sì, era diventato... ma perché poi c'era dietro tutto il balletto, secondo me. Sì. C'era un balletto dietro. Com'è che faceva? No, non ho idea. E il Pulcino di 300 dunque, milioni comunque di soluzioni. 300 milioni. 300 milioni e poi l'hanno fatto in mille versioni perché, diverse. Esatto, ci sono tante lingue diverse. Radio Globo era Radio Globo. Che è di Roma, credo. Cambiamo argomento, prossimo vocale. Prossimo vocale, scusate, se è vero anche a me mi turba un botto. La tendenza per me nel 2019 era cercare la reunion dei My Chemical Romance e ogni volta che si aggiornava la pagina cercare di vedere se vendevano dei biglietti per l'Italia. Spoiler, l'hanno fatto, ma continuano a rinviare il concerto e probabilmente li andrò a vedere nel 2030. Sì. Ah, che sfiga. Ma tu Nelson li segui? A me piacevano quando li ascoltavo, da più giovane, alle medie. Io non li ascoltavo, diciamo. Però tipo una reunion ci andrei. So che però il cantante non è più tanto in forma. Ma è il cantante che ha fatto il fumetto di Umbrella Academy. È l'autore di Umbrella Academy. Assurdo, veramente. Quando me l'ha detto ho detto assurdo. Cioè ha detto pazzesco. Sì. Cioè sa fare due cose nella vita. Due cose nella vita. Non credo sappia più cantare. Quindi sono curioso della reunion. Quindi ha cambiato. Perché ha avuto dei problemi? Ma perché cantava veramente sguaiato. Si è rovinato. Penso di sì. Però non sono sicurissimo. Ho visto dei live più recenti ed era veramente... Può sostituirlo tonno però. Ti ricordi Black Parade? No. When I was a young boy, my father took me to the city. Ma Black Parade è una canzone vecchia o è una canzone recente? Vecchia, molto cosa. In che senso recente? No, allora, credo che loro abbiano preso una vecchia canzone e l'abbiano fatta anche sì? Teenagers, sì. Teenagers era un'altra loro canzone. Ah, ok. Quella lì era una vecchia canzone degli anni, non so. Cioè, quindi sono famosi solo per due cover. Secondo me Black Parade non è una cover. Non lo so. No, c'è anche Famous Last Word. Sì, ma non ti ricordi che la suonavamo? La suonavamo? No. Sì, sì, l'ho fatto i Chemical Romance. L'abbiamo fatto. Famous Last Word è l'ultima cosa che abbiamo fatto, poi ci siamo sciolti. Non sono sicuro. Tu eri alla chitarra. Falsa informazione. No, non è vero. Non l'abbiamo mai suonato, cioè. Te lo giuro, sì. Te lo giuro. Chiedilo a Fede. È tardi, dice. Aspetta, non dice che deve andare a casa. Bisogna andare a casa, bisogna andare a far da mangiare ai propri figli. Io dico che ascoltiamo un altro audio. Ultimo audio. Ultimo. Ma è Fidget Spinner. Parlando di ricerche del 2016, io di sicuro ero ossessionata da Harley Quinn e Joker, essendo l'anno in cui ero uscito Suicide Squad. Quindi cercavo sempre foto, gif, qualsiasi cosa. Che film di merda su Suicide Squad. Non sono andato al cinema solo per vedere Margot Robbie in gigante. Era un film di merda. Sì, è vero, confermo. Che delusione. Mi fa ridere tu che vai al cinema solo per quello. Margot Robbie è un'attrice che mi piace molto, ma è delusissimo. Però schifo, sei andato a vedere poi quello con lei protagonista? No. Perché? Perché mi aveva deluso. Per me lei è depennata. Quello è un super film di merda. Lei è depennata. Sì. Depennata per sempre. Depennata per sempre. Va a cagare Suicide Squad. Comunque mi ha fatto ridere che dopo quel film lì tutte le fiere del fumetto si sono riempite di Harley Quinn. È un bel personaggio Harley Quinn. Sì. Cioè è particolare. No, è sicuramente particolare. Poi. Però l'hanno fatto male. Molto affascinante. Ma poi che cazzo c'entra Will Smith in quel film? Vabbè, vabbè adesso tutto. No, mi ha fatto proprio incazzare. Vabbè. Ok. Andiamo a fanculo. Andiamo a fanculo. Andiamo... Ma non so perché sono arrivato provatissimo. Ma anche tu, io ho un botto sonno. Oggi si sta strano. C'è qualcosa nell'aria condizionata. Ma forse è l'aria condizionata. Ma non apriamo le finestre. Mai. Quella hai ragione. Abbiamo esaurito l'ossigeno. No, io stamattina ho un po' arieggiato. Ma tu scherzi, dici veramente? Per capire. Io sto male. Io sono. No, io penso che sia veramente la cosa che non ci sia. Vabbè, ma... sento della pressione tipo qua sul petto. Mi sento tipo gli occhi che mi vanno fuori dalle orbite. Adesso ci stiamo suggestionando. E poi no, sento... io sono così dalle 2:30. Io ho mal di gola e ogni tanto mi gira la testa. Ma abbiamo il rilevatore della qualità dell'aria di là. Non basta. Io ho dei brividi ogni tanto. Ah, aspetta, Mara, mi sto addormentando. Vabbè, io, se non io ho la diarrea e la gonorrea. Io ora ho caldo. Beh. Vabbè, io sto per svenire. Io sto per morire. Anch'io. Ci sta. Signori, ricordiamo. Allora, intanto ringraziamo tutti quelli che si sono abbonati. Grazie. Tutti quelli che hanno regalato gli abbonamenti. Tutti quelli che hanno fatto i trenini, che non ho ancora capito che cosa sono. No. Gli hype train. Apriamo la chat per fare ricordiamo. Esatto, spammate delle belle emoticon. Spammiamo le emoticon. Spammiamo. Solo voi che potete. Ricordiamo che giovedì ci sarà una live speciale in cui abbiamo eliminato Nelson e Frank. In cui ci saremo solo io, Nicolas e Cesare. Per adesso
adesso l'unico format che abbiamo è chi riesce ad arrampicarsi nel punto più alto del set di L'ho inventato io. Grande Nick, quindi vedrete questo e molto altro. Ci vediamo giovedì, signori e signori, andate a mangiare pasta e fasol e scuresa finché vo. Arrivederci per la colonna.